fatto anche in ambito europeo. Questo è un ultimo report datato 2015, se non vado errato, sì, e dove, come ha fatto vedere il collega precedentemente, ha messo in evidenza, dopo una revisione sistematica importante, di quali sono tutti i contributi che possono derivare dall'esposizione alle plastiche. Però ecco, qua dobbiamo essere più meticolosi, è importante la dimensione. Quindi se io parlo di plastica in generale, beh, la gran parte hanno un contatto, ma che è un contatto più da corpo estraneo, per intenderci. Se io invece incomincio a scendere di dimensione misurabile, se mi metto nell'ordine della nanoscala, queste vengono o compartimentalizzate o vescicolate e quindi trasportate da un layer all'altro di un tessuto, o possono alterare la funzionalità di un organo. Io qui oggi non ho portato una foto perché sto collaborando, abbiamo un progetto attivo con l'Università di Messina, con alcuni organismi marini, ha delle microplastiche di misura di 3 micron. Le abbiamo identificate e le abbiamo trovate dentro la gonade dell'animale. Quindi attenzione, arrivare alla gonade vuol dire anche alterare la fertilità. Quindi a noi è venuto un dubbio, ma vuoi vedere che forse in ambito ambientale anche la minore riproduttività che si sta osservando in ambito della riproduzione dei pesci o dei molluschi, forse qualche contributo è dovuto anche a delle esposizioni ambientali che ancora oggi non controlliamo? Punto di domanda, non so rispondere ancora, però il fatto che le abbiamo trovate nella gonade ci lascia un poco con l'amaro in bocca, perché speravamo ovviamente di non trovarle. Il Parlamento europeo in questo caso si è attivato immediatamente, moltissimi horizon sono oggi indicati per riuscire a trovare dei progetti che possono spiegare meglio il problema microplastiche in tutti i settori, quindi qui parliamo in trasversalmente ambientale, industriale, economico e soprattutto medico, perché poi l'accettore finale dell'ambiente è anche l'uomo. L'uomo integrato in un ambiente ne subisce tutti gli effetti. Questo studio ha allarmato tutti. Trovate le microplastiche nelle feci dell'uomo. Cominciamo a dare un dato. Erano soltanto 8 casi, cioè 8 persone. Queste 8 persone di varie parti del mondo hanno donato le loro feci e sono state trovate particelle che andavano dai 50 ai 500 micrometri, quindi ordine di frammenti non compartimentabili all'interno delle cellule. E quindi ci può stare, però attenzione, metà popolazione potrebbe averle. Questo è un titolo di giornale sulla qualcosa io comincio anche a dire attenzione quando si leggono le notizie, perché bisogna sempre prima valutarle secondo gli aspetti scientifici attuali. Una cosa importante però che vi volevo dire è che se troviamo le macroplastiche, e le microplastiche dove vanno? Un'altra domanda. Non sono state cercate perché non c'è un metodo? Si pensava che non eravamo esposti? O forse non le abbiamo proprio cercate pensando che eravamo non esposti alle microplastiche? Quindi è il fatto che non vengono ritrovate e mi pone un problema. Se ho ingerito le macroplastiche, forse avevo anche una probabilità di ingerire le microplastiche, perché in genere sono presenti in miscela. Dove sono? La prima rotta abbiamo detto quindi che l'ingestione apre uno scenario per quanto riguarda per esempio una valutazione dei rischi per tutte le patologie gastrointestinali di natura infiammatoria. Quando parliamo di infiammazioni diamo sempre ovviamente la colpa allo stress, alla cattiva alimentazione, agli stili di vita scorretti, assolutamente vero, però quando noi abbiamo un nuovo contributo scientifico o una nuova possibile anche via di spiegazione non la possiamo lasciare inesplorata, e quindi già alcuni lavori stanno evidenziando come anche l'apparato gastrico può essere attraversato dalle microplastiche. Mentre per quanto riguarda l'inalazione, prima in questa mattina si è parlato di tessuti sintetici. Tutti quanti abbiamo comprato un indumento in pile, ad esempio, quella è plastica riciclata. Ma quando noi la laviamo, la stiriamo, la trattiamo, rilascia delle microplastiche inalabili. Oggi il contributo delle microplastiche inalabili non è di poca
dimensione dal punto di vista quantitativo, non è piccolo, perché ci dobbiamo mettere appunto le polveri dei copertoni rilasciate dalla trazione con la strada, con l'asfalto, tutto ciò che noi mettiamo nella cosmetica. La cosmetica è una delle fonti, credo, economiche più importanti per i produttori di microplastiche. E come potete vedere, la dimensione è fondamentale, perché la clearance che avviene, quindi il lavaggio fisiologico, quindi l'espulsione fisiologica che produce il nostro polmone, avviene per le particelle sopra i 10 micron. Sotto i 10 micron invece riescono a passare dentro il macrofago lo riesce a rilasciare all'interno direttamente del tessuto. Quindi, anche questo può essere una indicazione su cui dobbiamo molto riflettere, su quelle che sono le attività quotidiane che noi svolgiamo. Come potete vedere, io non vi ho detto, è cancerogena, è mutagena, perché questo lavoro epidemiologico necessita di una stima concreta di quante particelle sono presenti, di quale dimensione all'interno o in un alimento o in un tessuto, e solo a quel punto io posso determinare un processo di valutazione epidemiologica per dare quindi indicazioni di natura generale di salute pubblica. Questi sono alcuni dei lavori che sono cominciati a allertare sul problema delle plastiche, ma se vedete i lavori sugli organi, veramente ce ne sono pochissimi. Forse proprio perché ancora la stima delle plastiche nel nanoscala è un'incognita particolarmente difficile da superare, almeno in questo momento. Comparando gli studi fatti dalle agenzie internazionali che si occupano di alimentazione e in particolare che si occupano della tossicità correlata all'uso di alcuni alimenti in funzione dei contaminanti che vengono traslocati insieme all'alimento, come potete vedere gli IPA, i policlorobifenili, non il fenolo, l'ortofenolo, il DDT, che noi pensavamo scomparso, in realtà con le plastiche ancora riusciamo a incamerarlo perché ingeriamo plastiche di vecchia data. Ma noi ovviamente, questa è la foto del National Geographic che ha fatto diciamo impazzire tutti i biologi, perché quello è il nuovo sistema per dare evidenza che il nostro ambiente è corrotto, ma vediamo solo la punta dell'iceberg del nostro sacchetto di plastica, perché noi stiamo valutando le macroplastiche, dobbiamo cominciare a essere molto più precisi nell'ambito delle micro, riconoscendo e avendo più strumenti di azione nella valutazione delle microplastiche, forse anche abbiamo una maggiore probabilità di dare indicazioni più serie di gestione anche a livello economico di come gestire il problema e quindi anche in ambito politico. Noi siamo qui perché siamo stati invitati per il fatto che oltre a occuparci di ci è costato tanto sudore dalla nostra fronte, ma che ci ha dato una enorme soddisfazione perché siamo nell'ordine dei 0,5 e 10 micron, quindi riusciamo a estrarre particelle molto piccole e riusciamo a quantificarle in maniera corretta. Quindi a noi ora si è aperto uno scenario che è assolutamente diverso da quelle che erano le applicazioni che si facevano sino a poco tempo fa dal punto di vista sia sperimentale ma anche industriale. Delle parti tecniche del brevetto poi parlerà il mio collega. Io invece vi volevo dire che le microplastiche sono anche un problema, come abbiamo visto, di depurazione. Perché io introduco questo argomento? Per due semplici motivi. Perché noi abbiamo cominciato a applicare e valutare come funzionava la metodologia che abbiamo brevettato in varie matrici. Abbiamo fatto l'acqua minerale in bottiglia PET, abbiamo cominciato a valutare gli alimenti di natura vegetale. Perché vedete, i fanghi, per un indirizzo politico di economia circolare, i fanghi di depurazione, che come hanno dimostrato gli ingegneri, lasciano passare una certa quantità di plastica e vengono anche riutilizzati come ammendanti nel suolo. Quindi il suolo, come l'acqua di mare o l'acqua di fiume e la nostra atmosfera, ha raccolto nel tempo, soprattutto nei terreni agricoli, una certa quantità di microplastiche. Che destino hanno avuto queste microplastiche? Dipende, perché noi le abbiamo trovate in alcuni vegetali. Poi la notizia che avevamo brevettato, che posso dire è un orgoglio italiano, perché ci hanno esteso il brevetto a tutti i paesi
extraeuropei e europei. Quindi ci hanno dato questo premio, diciamo, scientifico, ma che avrà degli effetti sicuramente anche nell'ambito della valutazione scientifica. Infatti noi, lo dirà poi con più dettaglio il dottore Zuccarello, che è proprio lui che ha messo a punto il metodo, per esempio, di conteggio, avendo un'esperienza di accreditamento sull'amianto, e diciamo che abbiamo messo a frutto alcune potenzialità che sono derivate dalla nostra attività quotidiana in accreditamento, e abbiamo visto che in realtà tra biologico e non biologico non c'è differenza nell'ambito delle microplastiche. Perché? Intanto non vengono considerate come un contaminante ancora, l'abbiamo detto tutti, in tutte le normative acqua, aria, suolo, non è considerata smaltimento, quindi è un elemento che veramente sta seguendo l'economia circolare. Ne parlerà poi con più dettagli il dottore Zuccarello. E poi come è uscita questa richiesta di ricercarle negli alimenti? Perché a un certo punto un giornalista ha detto: ma se io vi porto degli alimenti potete provare se esistono le microplastiche? E facciamolo. D'altra parte lo scienziato si pone sempre con il dubbio e dice: proviamo. Abbiamo provato ed è uscito che forse c'erano anche tracce di altre sostanze oltre alle microplastiche. Da qui si è scatenato, ve lo dico in termini giornalistici e scientifici, un putiferio, perché una persona che era dentro e direttamente coinvolta in quella che era appunto questa ricerca, uno è un agronomo che è europarlamentare a Bruxelles e un altro vostro europarlamentare del Palermitano ha preso la palla a balzo, scandalizzata da questa novità. Se volete trovate tutta il report giornalistico online su Google o su Facebook, e Corrao ha detto: non si può andare avanti così, le microplastiche ne devono diventare un elemento sostanziale di valutazione della qualità degli alimenti. L'Europa deve fare qualcosa, dalle parole passate ai fatti, cosa che obiettivamente io stessa ho detto non ci posso credere, e ha fatto un'interrogazione parlamentare. Da quando c'è stata questa interrogazione parlamentare noi siamo stati subissati di domande specifiche da enti, agenzie internazionali, da ricercatori che volevano capire di più, e quindi ci siamo messi alla prova e abbiamo cominciato a pubblicare. Vi dico subito che noi abbiamo iniziato con le bottiglie di acqua minerale perché noi come Dipartimento di Igiene abbiamo un onere, cioè valutare la qualità e dare un giudizio di potabilità sulle acque potabili o di idoneità al consumo anche per le acque minerali, in funzione ovviamente di quelle che sono le normative che le gestiscono. Per cui noi avevamo già in passato anche valutato alcune sostanze che venivano cedute al consumatore, mentre la bottiglia di plastica o comunque il prodotto che doveva essere consumato era ancora integro e, secondo l'etichetta, perfettamente edibile. Per esempio i dimetilossani non li trovavamo perché la gestione dei trasporti dell'acqua minerale non era adeguata. Ovviamente non siamo stati soli. L'OMS ha chiesto alla University di New York di fare una ricerca sulle macroplastiche e l'hanno trovata in tutte le bottiglie di acqua minerale di vari marchi internazionali. Per noi è pubblico, si può dire, hanno valutato soltanto la San Pellegrino come acqua italiana. Hanno trovato microplastiche nel 90% delle bottiglie. I marchi, ovviamente, i produttori, cosa hanno detto? Tutti falsi positivi. Cioè, non sapete lavorare, è ovvio. Guardate che secondo i dati raccolti da questa prima inchiesta, in ogni bottiglia sono state scovate 325 particelle di plastica per litro, la maggior parte è poco più grande della grandezza di un capello, che siamo intorno ai 6-7 micron. Noi invece abbiamo cercato sotto i 2 micron. Quindi qui io vorrei passare la palla al mio collega, che vi darà quindi delle indicazioni più prossime al tecnicismo, ma che possono essere utili per valutare quali sono poi le varie problematiche che ne seguiranno. Vi dico subito una cosa: appena uscito questo articolo si è aperto una lotta con le lobby.
essendo il metodo brevettato, essendo un brevetto è coperto, quindi non può essere elucidato in tutte le sue caratteristiche, e quindi qualcuno dice che non è valido perché è un brevetto, quindi se non c'è il metodo non lo posso riprodurre. Questo vale per farvi capire che quando anche la ricerca è fatta bene ed è premiata da una ricerca di anteriorità capillare, diciamo che quando il parametro è scomodo è meglio alienare chi l'ha fatto. Ma noi da buoni siciliani terremo duro e non ci faremo mettere i piedi in testa. Continuerà il mio collega. Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito. Io sono qui per parlarvi della nostra esperienza, da dove è partito l'idea di fare questo nuovo metodo analitico, l'idea poi di brevettarlo e di applicarlo alle varie matrici. Allora, inizialmente noi siamo partiti da riprodurre un lavoro. Le slide magari non seguono fedelmente quello che dirò, andrò un po' a saltare. Quindi volevamo insieme al reparto di ortopedia verificare la cessione, il rilascio di micropastiche, particelle di polietilene dovute alla usura delle protesi, in modo da capire, spiegare dei meccanismi per il quale dopo un tot di anni, una decina di anni più o meno in media, si ha un rigetto della protesi. Allora, ci è stato fornito dei campioni di tessuto periprotesico chi aveva le protesi da noi in laboratorio. Abbiamo inizialmente cercato di riprodurre un metodo che era già pubblicato in letteratura da un gruppo di ricercatori, credo, della Repubblica Ceca, e a quel punto non siamo passati nemmeno ai fatti, perché solamente dalla lettura del metodo ho evidenziato alcune problematiche che non avrebbero permesso assolutamente di identificare le micoparticelle e discriminarle con certezza. In primis che l'estrazione di questa matrice, di questo tessuto, veniva fatta attraverso prima una digestione acida, e questa era consentita, e poi una filtrazione con più filtri con porosità di varia dimensione, e infine dispersi su un filtro di policarbonato. Questo filtro di policarbonato, che conteneva quindi le particelle di polietilene estratte, veniva poi analizzato a microscopio elettronico a scansione. A quel punto io già ho evidenziato che al microscopio elettronico, analizzando per microanalisi, avremmo visto che qualsiasi particella in qualsiasi punto del filtro avremmo puntato, quindi avremmo fatto la microanalisi, sarebbe comunque comparso il picco relativo al carbonio, che sarebbe stato, secondo i ricercatori della Repubblica Ceca, la discriminante tra una particella di polietilene e no. Ma anche il filtro in policarbonato è tutto carbonio. Quindi ho detto, non è possibile attuare questo tipo di indagine. Allora abbiamo cominciato a pensare quale alternativa avevamo. Su due piedi abbiamo ipotizzato di fare un altro tipo di estrazione senza filtrazioni. Innanzitutto dovevamo eliminare tutte le fonti di carbonio previste da quel metodo, quindi, e poi soprattutto la dispersione finale doveva essere in un supporto non contenente carbonio. Allora, studiando le plastiche, la prima cosa che è risaltata è stato quello che la densità delle plastiche, di alcuni tipi di plastiche, soprattutto del polietilene in quel caso, è più alta rispetto a quella dell'acqua. Quindi le microplastiche per centrifugazione, quindi un aumento della velocità centripeta, andavano in basso, si aumenta la velocità di sedimentazione, e quindi poi è possibile raccogliere attraverso un'estrazione con un solvente, per un tempo brevissimo di contatto, le microplastiche che si erano sedimentate sul fondo. A quel punto la dispersione, che deve avvenire sempre in un tempo molto limitato, veniva effettuata non su un filtro ma direttamente sullo stab, quindi un supporto metallico costituito da alluminio, da una lega alluminio e rame, che è quello utilizzato banalmente in tutti i microscopi elettronici, e quello che poi su cui viene aderito ovviamente il filtro in policarbonato per tutte le analisi. Quindi a quel punto il fondo del campione non è più un filtro in carbonio ma alluminio e rame. A quel punto l'unica fonte di carbonio è realmente il polietilene che ci stavamo cercando. Prima di procedere a questo tipo di studio,
che è ancora tra le altre cose in corso, in quanto il reclutamento dei soggetti disposti a donare parte dei loro tessuti, diciamo, è molto lenta. E abbiamo cominciato a validare questo metodo, quindi abbiamo creato artificialmente protesi che ci venivano fornite, abbiamo disperse in delle matrici e abbiamo fatto delle prove di recupero con ottimi risultati. A quel punto abbiamo deciso di brevettare il metodo, quindi il nostro metodo aveva eliminato due problemi. Uno era quello della contaminazione, quindi la possibilità di estrarre le particelle senza l'utilizzo di alcuna fonte di carbonio, e secondo la dispersione nel finale senza filtro di carbonio. Poi ci siamo resi conto che c'era un terzo vantaggio, quello che, non essendoci filtrazioni, non era soggetta alla limitazione della porosità del filtro. Quindi se noi filtriamo i filtri con una porosità di diametro di 5 micron, 3 micron, eccetera, tutte le particelle più piccole di quella porosità vanno via. Mentre per precipitazione tutte quelle, anche quelle più piccole, vanno a finire sul fondo e possono essere recuperate. A quel punto abbiamo visto come poter poi conteggiare, analizzare, perché il problema è diventato anche poi la quantificazione delle microplastiche, delle microparticelle. Qui non ci siamo inventati praticamente niente, abbiamo solo adottato un criterio che viene utilizzato per il conteggio delle fibre di amianto in campioni massivi, dove allo stesso modo viene polverizzato un manufatto contenente amianto, la dispersione dei filtri avviene con distribuzione poissoniana, quindi casuale, e il conteggio viene effettuato attraverso il conteggio delle particelle con il nostro microscopio, ma sono sicuro che con microscopi elettronici più avanzati potremmo scendere ancora, quindi con le dimensioni di particelle. In questo momento abbiamo standardizzato le nostre analisi a un ingrandimento di 1500 per ingrandimenti, che a differenza di altre tecniche come la spettroscopia Raman, che arriva a 50 per, oppure la microscopia ottica, che già in funzione del tipo di matrici non riesce poi a essere ben chiaro ad esempio a 100 per, quindi
ma credo che sia una cosa condivisa a livello igienistico sia italiano che internazionale. Consigliamo sempre l'utilizzo delle acque di rete idrica anziché le acque in bottiglia, sia perché per il supporto, per l'apporto di microelementi, che per ovviamente ora potrebbe essere questo un altro elemento a supporto del consumo delle acque potabili anziché quelle minerali, che invece prima degli anni 2000 erano queste acque farmaceutiche, quindi con caratteristiche particolari e consigliate per alcune persone specifiche, ad esempio le acque ferruginose per gli anemici, piuttosto che le acque carboniose per chi aveva un po' di gastrite, eccetera. Il nostro brevetto lo vorremmo applicare, come abbiamo scritto anche proprio in sede di brevettazione, anche al campione di aria, quindi per analizzare proprio l'esposizione attraverso l'inalazione e fare dei test in vitro, quindi per esposizione cellulare, sia extracellulare che probabilmente per inoculazione all'interno delle cellule, e cercare di capire se ci sono delle differenze biologiche. E infine per produrre degli studi epidemiologici, quindi analizzare sangue, urine di persone affette con determinate patologie e quindi cercare di capire se ci sono delle possibili associazioni che possono identificare quindi le microplastiche come fattore di rischio per quelle determinate patologie. Sì, un altro, mi suggerisce la collega che è un altro degli studi, il packaging di plastica, perché mentre frutta e verdura ad esempio vengono decontaminati anche prima dell'utilizzo, mentre i cibi a contatto con il packaging invece vengono cucinati tal quali, non vengono ovviamente lavati. Un altro suggerimento che mi viene dalla regia è che... che ce le diciamo noi, però poi a riassumerle tutte è difficile. Nelle verdure i primi dati comunque suggeriscono una contaminazione assolutamente inferiore a quelle che abbiamo riscontrato nelle acque minerali, quindi questo fa supporre che mentre le acque minerali sono strettamente a contatto con il packaging, con la bottiglia, la contaminazione di microplastiche dei vegetali non è per un'esposizione, un contatto diretto quindi con il packaging, ma semplicemente per un'esposizione indiretta proprio che deriva sicuramente, cioè sicuramente no, cercheremo di verificarlo, dall'irrigazione o come abbiamo detto dai fanghi. Grazie per l'attenzione. Grazie professoressa Conti e dottore Zuccarello, è un invito da parte di tutta la platea ad andare avanti con le vostre ricerche. Adesso diamo la parola al professore Gaspare Viviani dell'Università di Palermo, Dipartimento di Ingegneria, che ci parlerà dei microplastiche, origine e destino ambientale. Carichiamo qua, mi dà la mano lei, poi faccio io. Buongiorno a tutti, intanto consentitemi di esordire con un sentito ringraziamento per l'organizzazione, all'Ordine dei Biologi e in particolare al dottore De Blasi che mi ha invitato a tenere questa relazione. Tutto sommato vado un gioco facile perché le relazioni che mi hanno preceduto fino a poco fa hanno trattato molto bene diversi aspetti che io avevo previsto nella mia presentazione, per cui approfitterò per magari andare veloce sulle cose che di fatto si ripetono e coincidono con cose dette prima, invece focalizzando un po' più l'attenzione su qualche cosa e qualche mia considerazione che, su cui magari qualche contributo in più potrebbe essere utile. Allora, prendendo un po' alla larga l'argomento, chiaramente se parliamo di corpi idrici ricettori,
l'inquinamento che esse subiscono dipende da fonti inquinanti e forme di inquinamento diverse che hanno origine di vario tipo, non solo prevalentemente antropica, ma anche, ci ritornerò, anche di tipo naturale. E questo comporta modificazioni che vanno da modificazioni in colonna d'acqua, del biota, dei sedimenti, così come ha detto bene Annabita, sono le principali cause di inquinamento, in particolare del ricettore marino, che è un po' il ricettore finale quasi sempre di tutti gli scarichi, è dovuto all'immissione appunto diretta o indiretta di quelli che la normativa in maniera distinta e trattandoli anche da un punto di vista giurisprudenziale diversa chiama scarichi o rifiuti. In particolare questi possono essere in forma liquido solida, sono generalmente di origine antropica e si possono localizzare nell'entroterra, lungo linea di costa, ma anche in mare aperto. Vi sottolineo questo tipo di aspetto. Nell'ambito delle forme di inquinamento, argomento che è parecchio emerso in tutta la sua gravità e che è oggetto peraltro del seminario di oggi, è quello dell'inquinamento di natura plastica, in particolare delle varie forme con cui la plastica stessa può essere distinta. Ecco, normalmente si parla di plastica, però proprio per distinguere il destino diverso che la varia plastica si è voluto sottolineare che la dimensione media delle plastiche è bene separarla proprio perché l'origine e le conseguenze che essa hanno sono completamente diverse. In particolare la classificazione più completa è quella che qui vedete, ma che di fatto poi identifica fondamentalmente le plastiche, che quando si parla di plastiche si parla delle macroplastiche, le microplastiche sono quelle che vanno sotto i 5 mm sostanzialmente, e poi le nanoplastiche che sono addirittura frazioni di micron. Ecco, con riferimento in particolare alle microplastiche, bisogna, ne parlava stamattina con i relatori, c'è una distinzione fra microplastiche primarie e secondarie, cioè nascono, attenzione che l'origine di queste sono completamente diverse, in particolare sulle microplastiche primarie, di fatto ormai esperienza consolidata ha dimostrato che nasce da tutta una serie di prodotti che rispettano il principio che nulla si crea, nulla si distrugge, o che qualunque attività l'uomo fa è una cambiale in bianco che poi torna indietro con tutta la sua gravità, in particolare cosmetici, prodotti particolari di sanità e così via facendo. Mentre le secondarie cosa sono? Sono le plastiche o le macroplastiche che per effetti vari, che sono stress meccanico, degradazione UV, frammentazione di vario tipo, finiscono per diminuire la loro granulometria media fino ad giungere a quella che è la dimensione discriminante dei 5 mm che vi dicevo prima. Gli effetti delle microplastiche sono particolarmente gravi, dovuto appunto, se ne è detto bene stamattina, al rilascio di sostanze chimiche, l'assorbimento, sono elementi assorbenti su inquinanti di vario tipo, quindi sono vettori, finiscono per essere vettori, ingestione da parte delle specie marine, e poi bene diceva professor Arculeo, se non ricordo male, in merito al fatto che diventano elementi di supporto per crescite biologiche e biofilme, quindi si comportano come pseudoelementi di riempimento di letti percolatori, parlo come conoscitore di questo tipo di argomento. Ecco, su questo consentitemi di aprire una piccola parentesi. Stamattina si è parlato di impianti di depurazione, ne ha parlato molto bene il collega Torregrossa, e chiaramente figuriamoci se nel 2019 la tecnologia non è capace di bloccare non solo le microplastiche, ma pure qualcosa di più, pure le nanoplastiche. Il problema è un altro. Facciamo il caso della Sicilia. La Sicilia credo che siano 390, giusto? Di cui buoni, alcuni sono funzionanti e di buona qualità, altri sono funzionanti ma vetusti. In ogni caso, quasi tutti seguono la tecnologia idonea per gli standard legislativi per cui sono nati, cioè lo schema classico, il cosiddetto classico, il sistema convenzionale che citava prima Torregrossa. E a mio avviso, ma credo di sfondare una porta aperta, assolutamente impensabile un upgrading di tutti questi impianti, perché tutti possono garantire di bloccare microplastiche primarie. Allora la logica è un'altra, ma d'altro canto l'ha detto pure l'Unione Europea, scoprendo l'acqua calda, mettendo al primo punto nella gerarchia la gestione dei rifiuti e la prevenzione. Quindi come tale, nei confronti delle microplastiche primarie, secondo me la via perseguibile, non l'unica ma certamente la principale, è quella di prevenirle agendo sul settore commerciale e chiedendosi se questo tipo di prodotti sono realmente necessari. Cosa diversa è invece l'approccio sulle microplastiche secondarie, perché queste, nascendo da macroplastiche, possono avere un livello di intercettazione idoneo.
Allora, la normativa si è occupata di questa problematica, stamattina c'è stato pure un intervento specifico, in particolare la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino del 2008 costituisce il riferimento principale, ma certamente segue quella che è la direttiva quadro sulle acque e, diciamo, volendocela mettere una terza di un certo interesse, certamente quella sulle acque di balneazione, ma sapete bene che sulle direttive l'elenco non finisce mai perché ce ne sono un'infinità, tutte di interesse. È quella che è la principale. Di fatto il problema è stato già evidenziato, in particolare è stato identificato uno stato ambientale buono che dovrebbe essere garantito per l'anno 2020, quindi ci stiamo arrivando, e la classificazione, questa c'è mai fini di preservare diversità ecologica, vitale del mare e così via, ma sostanzialmente il legislatore comunitario dice attenzione che gli indicatori per cui io ti classificherò il corpo idrico marino buono sono 11 e nell'ambito di questo entra prepotentemente la gestione dei rifiuti marini, cosa che prima non era identificato. Attenzione anche qua, io dico sempre, diciamo, molte delle contenuti della direttiva o della legge sono ovvie per chi queste cose ce l'ha nel proprio DNA, ma per chi non ce l'ha, attenzione che sono punti di partenza importanti. Allora, concentriamo l'attenzione sui rifiuti. I rifiuti possono essere in forma liquida o solida, attenzione a non fare l'errore che qualcuno fa che se sono liquidi sono scarichi, non è così, i rifiuti possono essere anche in forma liquida, e prodotti a terra o in mare aperto. In particolare, se sono prodotti a terra, generalmente l'origine è antropogenica, ma non è detto che lo sia. Attenzione che dopo fatti calamitosi, alluvioni, terremoti e così via, è chiaro che il primo argomento a cui puntare è la protezione della salute umana, della vita umana e così via. Il secondo momento è quello di dire è ora di tutti questi materiali che si sono prodotti, che costituiscono rifiuti, come le gestisco? Attenzione che c'è un contributo che non è affatto trascurabile sotto questo punto di vista. A questo si aggiungono invece i rifiuti prodotti a mare, e lì si può dire che il 99,9% dell'origine è di tipo antropogenica, in particolare attività navale o produttiva, in particolare piattaforme petrolifere, usando anche quella italiana, diciamo, con un po' di provincialismo, diciamo, che non guasta mai, adotta questa terminologia anglosassone per distinguere i rifiuti che interessano il corpo ricettore principalmente marino, ma lo diceva il relatore Lenea prima, la problematica riguarda anche i laghi, attenzione, io qua non ne parlerò, ma riguarda anche i corpi ricettori a debole ricambio. Ecco, distingue fra marine litter e beach litter a secondo se questi rifiuti sono localizzati a mare direttamente oppure sulla linea di costa. È chiaro che l'uno può diventare l'altro in funzione degli spostamenti che la stessa correnti marine possono determinare. Ecco, la cosa che vediamo un attimino prima la parte del marine litter. Qual è l'origine? Di tre tipi, una appunto terrestre, e qua si è detto pure stamattina, in particolare la cattiva gestione dei rifiuti urbani, oppure cattive abitudini illecite dei frequentatori della fascia costiera, mancanza di impianti di trattamento per cui una componente solida può arrivare attraverso gli effluenti liquidi, smaltimento illecito di rifiuti di origine industriale, quindi significa inquinamento voluto, diciamo non casuale, e effetti a questo punto non antropogenici di eventi alluvionali. Nel caso invece che l'origine in mare aperto, di fatto si tratta di smaltimento illegale di rifiuti prodotti dalla nave, è una pratica purtroppo tuttora spesso applicata, nonostante esista una normativa abbastanza restrittiva su quella che è la gestione dei rifiuti navali. Altro invece riguarda l'attività di pesca commerciale, lo citava il dottor Cartabellotto prima, cioè anche un altro relatore, non ricordo, c'è una pratica che riguardano allevamenti a mare sostanzialmente, quindi reti, la pesca, contenitori in polistirolo, quelli che tengono il ghiaccio e così via, si trova un po' di tutto. E l'origine è marina, cioè nascono là sostanzialmente. Le conseguenze, anche qua vado veloce perché se ne è parlato bene e meglio di quanto ne posso parlare io, l'ingestione, bioaccumulo, bioavvigliamento, assorbimento proprio come vettori eccetera eccetera sono sicuramente fra le conseguenze più importanti, ma non le uniche, che questo tipo di inquinamento può produrre.
soltanto ci si è reso conto che le problematiche sono gravi, che la gestione dei rifiuti marini è diventato un problema internazionale, e in particolare anche perché ci si è reso conto che è una delle conseguenze, anche questa volta di tipo ambientale, della globalizzazione. In particolare, le citava credo il dottor Di Blasi stamattina all'inizio, attenzione che fra le evidenze macroscopiche che i rifiuti a mare hanno evidenziato, e da cui un po' è stata una delle molle principali che ha fatto sorgere la gravità del problema, è il riscontro di 5, alcuni dicono 7, ne possiamo fare più infinite, attenzione, 5 sono forse i più grossi, e i cosiddetti gyres sono vortici, cioè sono isole di plastica che sono presenti negli oceani, di cui la principale è quella che si trova fra la California e l'isola Wake, che ha una grandezza 4 volte la Francia, ha una quantità di rifiuti stimati metro di colonna d'acqua. Si tratta chiaramente di materiale plastico, perché è materiale galleggiante, e la sua eliminazione, devo dire, che è una mission impossible, si potrebbe dire. Come ci arrivano queste plastiche? Non è facile. L'unica cosa certa è che nessuno è esente da problemi, perché davanti, un mese fa circa, è arrivato un articolo su non mi ricordo quale spiagge delle Caraibi, qualcosa di questo genere, certamente siti assolutamente esenti da problemi di cattiva gestione dei rifiuti, che si sono ritrovati una bella quantità enorme di plastica e di grande distanza. Questa cartina che vedete è una mappa chiaramente tratta dalla letteratura, che evidenzia le differenze fra le plastiche prodotte e quelle corrette smaltite, cioè quelle che dalla tracciabilità sono evidenziate come smaltimento a discarica, inceneritori, così, cioè che fanno parte di un ciclo corretto di gestione dei rifiuti. In scuro, sempre più scuro, ci sono le realtà geografiche, quelle che ovviamente hanno situazioni sempre più dubbie, in particolare qua viene evidenziata la Cina e tutta la parte dell'Indocina, in cui con un bilancio che gli autori di questo studio, uno studio internazionale, hanno evidenziato, verrebbe fuori un surplus di circa 5 milioni di tonnellate in un anno di plastica che non si capisce dove va a finire. Non è detto che finisce a mare, per carità, però certamente il bilancio non chiude. Questo discorso dice, mamma mia, è grave, ed attenzione, studi anche qua qualitativi ma verosimili evidenziano che la parte degli 80.000 tonnellate dell'isola delle Hawaii è circa il 15, massimo 20% del rifiuto in colonna o sul fondo. Chiaramente la quota di equilibrio, su cui hanno fatto fior di studi interessanti, non è facile identificarla, perché certamente dipende dal peso specifico, in cui ricordiamoci che ogni volta uno accoppia la plastica con qualcosa che galleggia, in verità ci sono polimeri che hanno la densità maggiore, però il buon Archimede ci ha insegnato che non è la densità della materia che regola la galleggiabilità, ma il peso immerso, quindi altrimenti le navi non galleggerebbero, giusto? Quindi come tale questi materiali plastici si possono trovare in superficie, possono andare in colonna d'acqua e si possono trovare sul fondo, e c'è chi stima che la parte che è oltre il primo metro è ben maggiore rispetto alla parte rimanente, col pericolo di ritornarci. Gravità su gravità, la durabilità della plastica, in particolare questo schemino proprio tratto da sempre un rapporto di letteratura, evidenzia quella che è l'uso delle materie plastiche, si va da roba che hanno uso istantaneo, roba che si usa quindi quanto l'utilizzo, a qualche giorno, massimo qualche mese, le generazioni, voi sapete le generazioni umane stanno a fasce di 25 anni l'uno dall'altro, e ohimè l'ultima, quella più bassa, con la riga che più volte ripetuta, qual è la durabilità nel tempo della materia plastica. La tabellina l'ho incollata per aggiungere qualche numero, ma d'altronde si sapeva, i materiali polimerici hanno una durabilità che generalmente è di parecchie decine d'anni, se non tendenti al secolo. In questo consentitemi anche qua di aprire una parentesi, non me ne voglia chi è fautore delle bioplastiche, anche secondo me la sostanza che le bioplastiche a mare non si biodegradano, per un motivo probabilmente abbastanza banale, perché c'è un contenuto di salinità che fa a pugni con l'attività biologica per la quale erano concepite le bioplastiche, nel senso che la bioplastica si degrada se io ne faccio seguire un ciclo corretto, ma se lo butto a mare, quindi attenzione, se ci mettiamo la coscienza a posto, trasformando la plastica con la bioplastica, abbiamo risolto il problema, non è così.
Studi, ecco, quello era a livello globale, esistono studi sul Mediterraneo, ovviamente, figuriamoci, sono tantissimi studi molto interessanti, questo è uno studio che è abbastanza famoso, dovuto a Odero e a Lomar del 2015, che evidenzia, hanno censito, hanno fatto campionamento su un po' tutto il Mediterraneo, evidenziando qual è la percentuale di frammenti di plastica nel Mediterraneo, e hanno trovato principalmente un maggior addensamento nella parte occidentale, anche se lì, devo dire, ecco, a ripetizione di quello che dicevo prima, attenzione che non leghiamo la cosa al fatto che allora nel Mediterraneo occidentale ci sono i meno virtuosi che mandano a mare, può essere anche questo, ma principalmente dovuto alle correnti che sposta evidentemente la plastica dalle sorgenti che potrebbero essere occidente ma così come oriente, e li portano evidentemente dove le correnti stesse li spostano. L'altro giorno c'è stato un interessantissimo servizio televisivo sulla gestione dei rifiuti della Turchia, che è considerata l'ultima in classifica tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ostante l'abitudine abbastanza consolidata di gettare i rifiuti a mare. Relatore dell'Enea, che ci sono questi interessanti studi fatti da Goletta Verde, hanno il pregio di essere un po' estesi all'intera costa italiana. Stamattina sono stati citati come studi mirati all'Eklitter, quindi alla rifiuti nel lago, ne esistono ugualmente sia come beach litter sia come marine litter, e hanno l'utilità di essere ripetuti, anzi io qua riporto 2014-2016, ma attenzione, sono stati ripetuti fino al 2017 sicuramente, forse anche il 2018. Ecco, cosa viene fuori nei valori medi? Che quello che si trovava come marine litter è per quasi il 90% di origine antropogenica, però c'è un'aliquota non trascurabile anche di origine naturale, dovuta appunto al trasporto solido da eventi alluvionali, come rifiuti in generale. Di questi rifiuti, ahimè, la quota parte maggiore è costituita da materia plastica, ma d'altro canto, attenzione, è pure ovvio questo discorso, perché è chiaro che io a mare che galleggia ci trovo la plastica, non ci troverò l'alluminio o il ferro, quindi siamo attenti, ricordiamoci che la plastica in un rifiuto urbano è non più del 15%, quindi non sbilanciamo, siamo attenti a come leggiamo i dati. L'origine di questi rifiuti per circa la metà non è identificabile, perché sono talmente disgregati che l'origine non è più identificabile. Il 29%, quindi poco meno del 30%, è di origine urbana, quindi significa cattiva gestione dei rifiuti urbani o degli scarichi urbani, e in particolare il grosso legato al packaging, quindi agli imballaggi, e un 20% derivante, collegabile invece ad attività produttive, con le pesche, agricoltura, industria, eccetera, eccetera, di cui la metà circa legata al settore della pesca. Interessanti studi fatti da Legambiente, in particolare proprio con l'occasione consultando la parte dell'ultimo studio, che è quello relativo al 2018, in cui sono state rilevate sulle spiagge italiane con un campione abbastanza significativo, quindi di 78 spiagge italiane, alcune sono pure siciliane, una densità che è di 620 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia. Anche in questo caso la plastica la fa da padrone, circa l'80%, il resto è vetroceramica, carta, cartone e così via. E a livello di composizione merceologica il grosso e di origine di packaging, quindi di imballaggi. Su questo, di fatto, ecco, sulle cause che gli autori evidenziano, che originano questa cosa, anche qua, simile al marine litter, cioè circa il 50% cattiva gestione dei rifiuti urbani, 14% pesca, acquacoltura, 7% depurazione e il rimanente 30% per attività varie. Ecco, si è parlato di rifiuti urbani. Attenzione, consentitemi, io mi occupo di queste cose, siamo attenti a non confondere quello che è un ciclo virtuoso di gestione dei rifiuti urbani e il fenomeno del beach litter, marine litter, che esso sia, cioè dei rifiuti a mare. Nella sostanza, questo che vedete è uno schema abbastanza comprensibile relativo alla corretta gestione di un ciclo di rifiuti, che comprende il lato destro tutta la parte del ciclo della raccolta differenziata, quindi con le frazioni secche che vanno alle piattaforme conali, la frazione organica che produce compost, mentre in sinistra c'è la parte residuale che dovrebbe essere, secondo noi, una frazione più ricca di sostanza combustibile, quindi il cosiddetto frazione secca combustibile, che può essere promossa al rango di combustibile solido secondario, e un biostabilizzato, che è la componente residuale di maggiore presenza organica. Ecco,
attenzione che se il ciclo è virtuoso, in verità quello che è qua dentro, al di là di condividere che la raccolta differenziata sia il 40, il 50, il 60%, non dovrebbe niente a che vedere con il rifiuto che troviamo a mare. Certamente però qualcosa può scappare se viene fatto male il sistema di conferimento, quindi all'origine, se il destino delle frazioni secche che dovrebbero andare alla piattaforma con AIPO di fatto non ci arrivano per motivi commerciali principalmente, perché c'è un costo collegato. Se la frazione secca combustibile, di fatto si parla sempre di destinarla a processi termici, ma non si capisce mai qual è il suo processo termico che se li piglia, perché è tutto un discorso aperto, e lo stesso sulle discariche. Attenzione che, ecco, io conosco bene la realtà per esempio di Bellolampo, che certamente avrà mille difetti, ma la bottiglia di plastica che va a Bellolampo e che viene interrata a Bellolampo a mare non arriva, siamo attenti, non è quella la plastica che troviamo a mare, è quella che viene lasciata direttamente sulla spiaggia o è quella che non passa attraverso il circuito di raccolta, di conferimento e raccolta dei rifiuti. Allora, certamente la corretta gestione dei rifiuti urbani basata sull'efficienza dei servizi di igiene urbana e sulla completezza del parco impiantistico certamente può contribuire a contenere, non a eliminare, ma a contenere questo tipo di problematica, così come in assenza o in carenza di questa gestione il rischio dello scarico incontrollato di rifiuti è sempre più alto e quindi la probabilità corrente poi viene dilavata alla prima piena o direttamente sulla fascia costiera o direttamente a mare, questo rischio aumenta. Quali possono essere gli interventi? E chiudo, questa è l'ultima slide. Prima cosa, certamente ne parlava prima Torre Rossa, l'efficientamento della qualità degli scarichi. Però attenzione, io sottolineerei che oggi come oggi gli impianti di depurazione sono impianti costosi, impianti che possono essere migliorati. Certamente io una filtrazione finale come quella che c'era la Torre Rossa alla fine di una linea acqua di un impianto la metterei sempre, ma non è sufficiente a bloccare quelle che nascono come microplastiche. Certamente sono idonee per bloccare il cotton fioc che continuerà a passare in fognatura per la pessima abitudine del cittadino di buttarla nel WC piuttosto che passarlo al ciclo dei rifiuti, e non è la sua promozione a essere biodegradabile che risolve il problema, ma ripeto, pretende che l'impianto di depurazione ovunque raggiunga gli standard tali da bloccare pure le microplastiche primarie, mi pare una utopia assolutamente non sostenibile. Limitare gli abbandoni, che sono un contributo forte sia sulla spiaggia sia a mare, questo è un problema a questo punto di vigilanza, c'è poco da fare, oltre che di crescita culturale da parte degli utenti. Migliorare e completare i cicli di gestione dei rifiuti in modo tale che la probabilità che qualcosa scappi da quello schema che vi ho fatto vedere, che è lo schema classico compiuto ovunque, diciamo, ahimè, noi qua ancora siamo un po' lontanucci da questo, ma diciamo, chi ha raggiunto, questo è il centro del nord Italia, certamente molto più avanti di noi, chi ha raggiunto che una parte dei rifiuti che escono dalle case vadano a finire nei laghi, a mare o sui fiumi, l'ha ridotto parecchio. Ultima cosa, ed è un problema serio, ed ecco lo sottolineo, lo dicevo fino all'inizio, attenzione che c'è questa fonte dei rifiuti marini o costieri che deriva da attività direttamente svolte a mare, quindi o da attività navali o da attività economiche che svolgono a mare. In questo certamente l'attività di controllo deve essere elevata, ma anche qui per non dare alibi si deve attuare quello che già le norme da anni già hanno definito, cioè che esistono norme se dalla Marpol o altre normative che riguardano la gestione dei rifiuti navali, che le navi si devono dotare di impianti di trattamento a bordo oppure conferire i rifiuti ai centri costieri quando attraccano con certificazioni che garantiscono appunto che venga correttamente gestito il rifiuto prodotto. Ricordiamoci che una nave, qualunque nave, per esempio una nave a crociera come quella che vedete qua, ha un numero di persone che corrisponde a un centro abitato di potenzialità medio-piccola, media anzi. Quindi attenzione, non è trascurabile quello che succede lì. Questo è finito, grazie. Grazie professore Viviani per il suo intervento. E ora apriamo l'altra sessione, avremo una relazione microplastiche da tessuti sintetici, impatto, strategie di mitigazione ed economia circolare, e ce ne parlerà il dottor Maurizio Avrella del CNR, Istituto.
cerco di essere più veloce. Ok, chiaramente anch'io voglio ringraziare prima di tutto l'Ordine dei Biologi, in particolar modo Vincenzo e Federico, per l'ottima organizzazione del convegno. Mi pare che sono stati trattati, forse è la prima volta che vedo, veramente sono stati trattati tutti gli argomenti, dibattuti tutti gli argomenti riguardo questa problematica. Io cerco di aggiungere un altro tassello, anche se in qualche maniera è già stato toccato. L'industria della moda, l'industria dell'abbigliamento, che secondo le Nazioni Unite, in particolare il gruppo che si occupa della protezione dell'ambiente, considera forse uno dei più inquinanti che esiste al mondo. Considerate che il 20% delle acque reflue viene prodotto da questa industria, con un 10% di emissione di CO2, che è più di quanto per esempio produce tutti gli aerei e tutte le navi che girano per il mondo. Producono una quantità enorme di rifiuti, è stato calcolato che ogni secondo messi viene bruciata e viene incenerita. E poi la quantità d'acqua enorme che viene utilizzata nel settore appunto dell'abbigliamento, della moda, per fare un jeans occorrono 7.500 litri di acqua. È un'emergenza questa industria, e se si continua così, c'è sempre una corsa più frenetica verso la fast fashion, quindi la moda veloce, il ricambio di moda, abbiamo tutta noi necessità di cambiare velocemente forse quello che ci mettiamo addosso, le industrie cercano di cambiare, di variare sempre di più i modelli. Nel 2050 si avverrà che l'industria della moda porterà il 25% del CO2 globale. Oltre a questo, appunto, come è stato detto, le fibre sintetiche, il lavaggio delle fibre sintetiche, che rappresentano il 60% delle fibre prodotte nel mondo, sono la fonte primaria, sono la fonte principale della produzione di microplastiche primarie. Questa scoperta è recente, in realtà il primo lavoro significativo è stato fatto da Brown, quando era un dottorando del professor Thompson dell'Università di Plymouth. Ha fatto una valutazione forensica delle microplastiche presenti nei sedimenti costieri in giro per il mondo, e ha ritrovato appunto che c'erano in questi sedimenti una alta presenza di microfibre derivanti da poliesteri o da acrilici, e questo chiaramente era dovuto che derivano quando noi laviamo in lavatrice domestico, ma anche i lavaggi industriali, e di un'operazione meccanica, per azione chimica, c'è una frammentazione di queste fibre che quindi rilasciano nell'ambiente, conseguentemente nello scarico, nell'acqua, nelle fogne, poi vanno a finire nei fiumi e quindi raggiungono chiaramente il mare e gli oceani. Dopo questo lavoro sono stati fatti altri lavori e purtroppo si è visto appunto che le microfibre sono presenti nel ghiaccio dei poli, abbiamo già visto prima appunto nello stomaco dei pesci, nel seafood, quindi nelle cozze, negli altri frutti di mare, e anche sono stati trovati nel plancton. Fino appunto per poco tempo fa non era stato ancora stabilito un protocollo che permettesse di studiare in maniera qualitativa e quantitativa il rilascio delle microfibre dal lavaggio di tessuti. Noi abbiamo coordinato come CNR, il mio istituto in particolare, un progetto europeo nel 2014, finito un paio d'anni fa, si chiama Mermaids Sirene, un progetto appunto che cercava di capire bene il ruolo dei lavaggi appunto domestici industriali per il rilascio delle microfibre, e cercare anche nello stesso tempo qualche sistema per mitigare questa fonte di inquinamento, per esempio utilizzando dei nuovi additivi sui tessuti, oppure di cercare di capire quali sono gli additivi che noi utilizziamo durante il lavaggio. Prima di tutto abbiamo fatto un protocollo analitico per valutare appunto il rilascio delle microfibre. Abbiamo utilizzato uno strumento in laboratorio che si chiama LiniTest, che è in grado di simulare sia lavaggi domestici che lavaggi industriali, e si utilizzano in questo caso dei campioni standard di
di tessuti, in questo caso qui sono riportati tessuti di poliestere, maglie di poliestere, tessuto di polipropilene, e abbiamo sperimentato diversi detergenti, diversi additivi che vengono utilizzati normalmente a casa, utilizzando anche due procedure di lavaggio diverse che simulassero il lavaggio industriale e il lavaggio domestico. Abbiamo raccolto le acque su un filtro e le acque delle Linitest, e l'abbiamo poi esaminato a microscopio elettronico a scansione, individuando certe aree significative del filtro. Abbiamo individuato 19 aree che potessero rappresentare un valore attendibile. Chiaramente abbiamo fatto pure un filtro intero per avere la sicurezza che davamo dei numeri giusti. Acqua purtroppo non si vede, mi spiace, non si vede il, scusate, non si vede il grafico. Ok, in questo, credetemi, in questo primo grafico era riportato il rilascio delle fibre utilizzando acqua oppure un detergente liquido, un detergente in polvere. Nel caso del lavaggio in acqua vengono rilasciate centinaia di microfibre. Quando utilizziamo un detergente liquido in polvere c'è differenza. Nel caso del detergente in polvere purtroppo non si vede. Il rilascio delle microfibre è molto maggiore. Questo è dovuto al fatto che in un detersivo in polvere sono presenti delle sostanze insolubili, zeoliti, che fanno un'abrasione sopra il tessuto, quindi aumentano il numero di microfibre rilasciate. Venendo invece appunto a quale tipo di fibra rilasciasse più microfibre, si è stato visto che poliestere tessuto in poliestere era quello che rilasciava di più, non peraltro perché la struttura, la geometria di questo tessuto è meno interconnesso rispetto per esempio alla maglia, che invece ha una tessitura molto molto più interconnessa, quindi non permette un rilascio sicuramente minore. Abbiamo studiato anche appunto, come dicevo, il ruolo degli additivi che si utilizzano durante il lavaggio, per esempio delle acque ossigenate, ipoclorito oppure degli ammorbidenti, e abbiamo osservato per esempio che gli ammorbidenti producevano un più basso rilascio di fibre, questo dovuto a un effetto lubrificante che gli ammorbidenti hanno durante il lavaggio, che permettono alle fibre di scorrere una sopra l'altra e quindi di distruggere di meno il tessuto. Dopo di questo, questo è un lavoro recente pubblicato su Scientific Reports, abbiamo studiato l'impatto del rilascio delle microfibre però in situazione reale, uno studio che è stato commissionato dalla commissione delle magliette, delle bluse di brand mondiali, però non è importante adesso chi produce materiali che rilasciano microplastiche, è importante che tipologia di materiale, che tipologia di geometria è fatta, diciamo, l'indumento che noi andiamo a lavare. Qui ci sono queste due a sinistra, sono una sheet blu e rossa che, anche se sono di due brand diversi, sono costituiti da poliestere più o meno filata alla stessa maniera. Poi c'è una in alto, una blusa di poliestere verde che presenta se riuscite a vedere quella piccola, un filamento più attorcigliato, quindi più compatto, ed era costituito dal 65% di poliestere riciclato, e infine una blusa che era costituita dal 50% davanti di poliestere, mentre dietro era costituita da cotone con modal, che è una fibra che dà elasticità. Abbiamo utilizzato appunto una lavatrice comune, abbiamo utilizzato 2,5 kg di queste magliette, abbiamo raccolto l'acqua di scarico della lavatrice, l'abbiamo fatta passare in filtri per determinare pure le varie frazioni di microfibre rilasciate in maniera da determinare la lunghezza. E qui vedete qualche risultato. Se vedete appunto la sheet blu e rossa presentano più o meno lo stesso rilascio di microfibre su millogrammo per chilogrammo, rilascia di meno quella là in poliestere riciclato proprio perché presentava una maglia più compatta, invece rilascia moltissimo quella col cotone. La metria riusciamo a capire che quello che cede di più è proprio il cotone.
questo grafico qui a destra mostra anche appunto quella filtrazione con diversi filtri e fa vedere che praticamente le fibre lunghe 60 micron, stamattina si parlava appunto dell'impianto di depurazione che purtroppo non blocca queste dimensioni, sono quelle lì più presenti. Abbiamo fatto anche studiato per esempio come vari cicli possano o no bloccare in qualche maniera il rilascio delle fibre, in questo caso poliestere. Vediamo che dopo due o tre lavaggi il poliestere per esempio inizia a rilasciare più o meno lo stesso numero di fibre, mentre per esempio quella di cotone continua a rilasciare parecchie fibre. A questo punto abbiamo cercato di capire se le prove in laboratorio e le prove in scala reale potessero essere più o meno equivalenti, dessero numeri più o meno simili. Quindi abbiamo fatto un confronto con una blusa di poliestere e qui vediamo i risultati. Nella scala reale questa blusa produce 125 mg circa di fibre rilasciate per ogni chilo, che convertite con una formula semplice che misura la dimensione media delle fibre, significa un rilascio di 5,50 per 10 a 5, mezzo milione di microfibre rilasciate per chilogrammo di tessuto, quindi un numero enorme. E invece se convertiamo quello che abbiamo visto al microscopio elettronico in milligrammi otteniamo un numero. Riassumendo velocemente questa prima parte della presentazione, il lavaggio dei tessuti sintetici sicuramente rappresenta una fonte importante di inquinamento dovuto a microplastiche. La scala di laboratorio, l'esperimento a scala di laboratorio produce più microfibre rispetto alle condizioni reali, però utilizzare la scala di laboratorio, che è una prova più veloce, permette di fare dei test veloci. Infatti stiamo lavorando con parecchie aziende, non solo italiane, proprio per determinare il rilascio di microfibre. Dicevo appunto delle metodologie di mitigazione che noi abbiamo cercato di utilizzare per limitare questo rilascio di microfibre, quindi in due maniere: o agire sulla superficie del tessuto utilizzando dei trattamenti, dei finishing innovativi che siano in grado di bloccare il rilascio di microfibre, oppure agire sulla lavatrice utilizzando dei sistemi di filtrazione esterni, non in quelli interni, diciamo, che potessero anch'essi bloccare. Nel progetto Mermes, progetto LIFE, c'era un partner spagnolo che era un'azienda che produceva dei additivi innovativi però di natura sintetica. Qui per esempio qua ci sono resine acriliche, siliconi eccetera. Abbiamo visto che i siliconi erano quelli che meglio bloccavano il rilascio proprio per un effetto lubrificante, però noi abbiamo cercato dopo il progetto di trovare qualche cosa che fosse più eco-friendly, materiali più naturali, e abbiamo studiato varie tipologie di materiali. Abbiamo individuato, può essere ottenuto dalle bucce delle mele, degli agrumi, ha un problema che è idrosolubile, quindi abbiamo dovuto in qualche maniera renderla non solubile modificandola chimicamente, aggraffandola con dei gliciti di metacrilato. E poi l'abbiamo aggraffata per esempio su un tessuto di poliammide di nylon in maniera da ottenere un coating che abbiamo visto poi molto resistente. Qui sono riportate le analisi che abbiamo fatto per vedere se la reazione era stata, io vado un po' veloce, non so, era andata in porto o no, mediante l'analisi FTIR oppure la solid state NMR, e nel secondo step pure mediante questa tipologia di analisi abbiamo visto che la reazione era avvenuta. Un'analisi del seme ci ha permesso di calcolare lo strato del coating e le prove alla TGA, quindi la termogrammetria, e le prove alla meccanica hanno permesso di vedere che il coating non influenzava né le proprietà termiche, né le proprietà meccaniche, né le proprietà al tatto di questi tessuti. Un altro trattamento che abbiamo utilizzato l'elettrospinning, un processo elettrofluido dinamico che è capace di creare dei strati molto sottili di coating. In questo caso abbiamo utilizzato dei polimeri biodegradabili tipo il polilattico o il polibutilene succinato adipato. E
qui pure vediamo che le prove sono andate bene, vediamo dal TGI, cioè del tessuto. Abbiamo lavato questi materiali preparati con questi coating, sempre nel nostro Lini test, nel nostro apparecchio, e vediamo che questi trattamenti di superficie hanno permesso di ridurre il rilascio delle fibre di più dell'80%. Quindi un risultato sicuramente molto interessante. Ancora, appunto dicevo, l'altro approccio, quello lì di utilizzare un filtro esterno, stiamo collaborando con un'azienda che si chiama Planet Care, che in inglese e sloveno allo stesso tempo, che ha messo appunto un filtro da applicare esternamente alla lavatrice, e noi stiamo collaborando con loro per migliorarlo e per quantificare il rilascio con questo filtro. Qui abbiamo fatto le prove in scala reale utilizzando il processo che ho descritto prima, e vediamo appunto che permette di diminuire il rilascio di microfibre più del 70%, ed è effettivo molto proprio su quelle fibre che erano, non so se vi ricordate perché ho detto prima, dei 60 micro, riesce a eliminare molto. Chiaramente se andiamo a livello di fibre più piccole, 5 micro, la cosa diventa più difficile. Volevo concludere la mia chiacchierata dicendo qualcosa che riguarda sempre il settore dell'abbigliamento, non in particolar modo le microfibre. Quello che si sta cercando di fare un po' nel mondo, pure noi collaboriamo con G-Star, settimana prossima andrò in Olanda proprio lì al G-Star per parlare di queste cose, l'utilizzare la plastica del mare, l'ocean plastic, per fare qualcosa che non le solite panchine, che ne so, le ristrutture, come diceva qualcuno stare, c'è questo Parley for Ocean, che è un'associazione molto ben legata all'ONU, che praticamente lavora con l'Adidas, hanno messo a punto per esempio queste scarpe utilizzando la Plastic Ocean. Queste scarpe costano centinaia di euro, non costano poco, quindi giocando sul discorso cerchiamo di fare qualcosa per l'ambiente. Come quest'altra azienda qui, Econil, che praticamente è un'azienda italiana, anche se poi ha sede in Slovenia, che raccoglie le reti dei pescatori, le polimerizza, rifà il filato e fa costumi e altri indumenti, sempre ad alto valore aggiunto. Quest'altro qui che ha fatto Spark, che ha fatto della plastica degli elementi. È una cosa abbastanza di marketing, però potrebbe anche in parte funzionare. Il discorso che diceva prima il professor Viviani dell'utilizzo dei polimeri biodegradabili, anche io sono un po' perplesso, perché siamo nel mare, i batteri sono diversi, i polimeri biodegradabili degradano nel terreno. C'è il sale, che è un fattore preservante, c'è la temperatura, che è più bassa, quindi non è facile. La via che stiamo cercando di seguire, non solo noi ma tanti gruppi nel mondo, è quello di cercare di non sintetizzare, perché sintetizzare i nuovi polimeri probabilmente è quasi impossibile, di modificare dei polimeri in maniera che possano essere abbastanza solubili poi nell'acqua di mare, anche se poi, anche in questo caso, ho fatto una riunione con un MAP, tutte le waste free ocean, eccetera, eccetera, Greenpeace, eccetera, dicono i polimeri biodegradabili hanno un tempo di resti, rovinano l'ambiente marino. Quindi il discorso, al solito, riduci, utilizza, ricicla. Chiudo questo discorso qui con le mitigation strategy che stanno cercando. C'è un gruppo americano che sta cercando di coinvolgere molte, ci sono, partecipano molti gruppi, Zara, Adidas, eccetera. Hanno fatto una specie di coalizione tra le industrie fashion, praticamente proprio per cercare di andare verso una sostenibilità maggiore, non solo chiaramente di microplastica, anche per esempio l'utilizzo di tinture più eco-friendly. Quindi, vedendo quel grafico a sinistra, utilizzare sostanze che rilasciano meno microfibre, incrementare l'utilizzo dell'abbigliamento, non cambiarlo così velocemente, migliorare la percentuale di aumentare la percentuale di riciclo dei tessuti, e cercare di utilizzare anche materiali e fonti rinnovabili. Concludo con questa parte qui sotto, che è simpatica, perché praticamente si sta cercando pure nei studi di life cycle assessment di mettere anche un indicatore di plastic leakage ad aggiungere, quindi, che potrebbe essere poi messo sulle etichette dei capi che dicono questi qui, sui tessuti, che in qualche maniera
dicono che possono produrre meno microplastiche. Voglio concludere con questo convegno, che siamo alla seconda edizione del convegno che organizziamo a Capri, è stato fatto 2 anni fa e ha avuto molto successo. Quest'anno abbiamo raccolto moltissime, già edizioni, più di 100 abstract, e Capri è bellissima, quindi se qualcuno di voi, fra pochi giorni si chiudono la richiesta di abstract, se qualcuno può vedere sul sito le indicazioni, queste sono le persone che lavorano nel mio gruppo. Vi ringrazio. Grazie dottor Avella. Passiamo velocemente all'ultima relazione prima dell'apertura della sesta sessione. Abbiamo come tema l'impiego delle bioplastiche nel ripristino di fondali marini degradati. Dottoressa Roberta Calvo, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento SAF. Buon pomeriggio, prima di entrare nel merito del mio intervento vorrei anche io ringraziare l'Ordine dei Biologi e in particolar modo i dottori De Blasi e Licausi per l'invito e per questo interessantissimo convegno. Il mio intervento riguarda appunto l'utilizzo delle bioplastiche nell'utilizzo, nel ripristino dei fondali marini degradati, con particolare riferimento alla fanerogame marine e in particolare con quindi così articolato. Verrà dato un primo spazio all'importanza e il ruolo e le cause di alterazione delle fanerogame marine, con particolare appunto riferimento alle praterie di Posidonia oceanica, tecniche e problemi legati al reimpianto, l'uso delle bioplastiche negli interventi di riforestazione come alternativa ai materiali che oggi vengono utilizzati, quindi materiali plastici o metallici, casi di studio e risultati specifici. Le piante marine conquistano la Terra all'incirca 400 milioni di anni fa, per poi ritornare a colonizzare l'ambiente marino all'incirca 100 milioni di anni fa. Le fanerogame marine rappresentano una piccolissima percentuale delle fanerogame terrestri presenti appunto nel pianeta, circa lo 0,02%, con un ordine, due famiglie, 12 generi e circa 50 specie. Nonostante questo, hanno appunto un ruolo ecologico fondamentale nell'equilibrio ecologico della fascia costiera. Nel Mar Mediterraneo sono presenti 5 fanerogame marine, tutte endemiche a eccezione di Halophila stipulacea. Tra queste sicuramente Posidonia oceanica è la più importante, è un paleoendemismo nel Mar Mediterraneo, e forma delle estese praterie colonizzando l'ambiente marino da 0 a circa 40 metri di profondità. Ha un ruolo strutturale e biologico molto importante e smorzante della MAT. Protegge dall'erosione i litorali per mezzo dello spiaggiamento delle foglie morte, in quanto Posidonia, come la maggior parte di tutte le piante superiori, durante il periodo autunnale perde appunto le foglie, che in parte vengono depositate nel fondo e in parte per mezzo delle correnti appunto arrivano alle nostre coste, formando delle strutture comunemente chiamate banchette che appunto proteggono i litorali dall'erosione costiera. Contribuiscono all'ossigenazione delle acque, stabilizzano i fondali marini con l'intreccio dei rizomi, compattando anche in questo modo i substrati mobili e sostengono una ricca comunità biologica. È un hotspot proprio di biodiversità, in quanto nonostante occupi una piccola percentuale nel Mar Mediterraneo, ovvero una superficie del 2-4%, ospita all'incirca il 20% di tutte le specie presenti appunto nel Mar Mediterraneo.
Le fanerogame marine costituiscono poi un importante serbatoio di CO2, immagazzinando quindi circa il 15% del carbonio disciolto nei nostri mari e in particolar modo Posidonia Oceanica attraverso la MAT può trattenere fino al 40% del carbonio organico prodotto. Il sequestro che viene effettuato a lungo termine da un chilometro quadro di prateria corrisponde al sequestro dello stesso quantitativo di carbonio che viene invece effettuato da 40 chilometri quadrati di foresta tropicale. È stato inoltre stimato da recenti studi che il carbonio che viene sequestrato all'interno di Posidonia Oceanica rappresenta tra l'11 e il 42% delle emissioni di carbonio dei paesi riveraschi dalla rivoluzione industriale ad oggi. Quindi è stato accumulato nel corso di un periodo molto lungo e una sua regressione comporterebbe quindi una liberazione a una velocità molto appunto a una grande velocità di tutto il carbonio accumulato durante un lungo periodo di tempo. Per queste ragioni le praterie sono protette da direttive e convenzioni, per la protezione quindi anche la loro gestione, dalla Convenzione di Berna, che è appunto la più antica nel 72, fino a passare alla direttiva Habitat e all'ultima dell'EIA del 2014 sulla valutazione di impatto ambientale. Le praterie quindi sono, nonostante questo, in forte regressione. In tutto il bacino del Mediterraneo si stima c'è stata una perdita di oltre il 34% solo negli ultimi 50 anni e in particolar modo chiaramente nelle aree fortemente urbanizzate. Per renderci conto di quanti ettari di prateria vengono persi, dal 1980 a oggi si è persa ogni 30 minuti un'area ricoperta di fanerogame marine equivalente a un campo di calcio. Quindi durante il periodo di gioco di una partita che è di 90 minuti si perdono 3 campi di calcio di fanerogame marine in tutto il mondo. Le principali cause di regressione delle praterie di Posidonia sono essenzialmente opere marittime, per esempio le costruzioni di porti, la torbidità, quindi abbiamo una riduzione della luce, un aumento del soprattutto nelle aree con elevata fruizione turistica e lo sfruttamento delle risorse, come per esempio nel caso dell'acquacoltura offshore. Il processo di ricolonizzazione è sicuramente un processo possibile, il problema è che è un processo molto lento. È un caso studio questo in cui si è verificata la ricolonizzazione naturale in assenza di impatti antropici dal 1952 al 1999 ed è stato stimato quindi che in assenza di impatti antropici ci vuole all'incirca un secolo per ricolonizzare naturalmente un ettaro di Posidonia. E questo perché la sua crescita è molto lenta. Abbiamo una crescita annuale di 4 cm l'anno di colonizzazione orizzontale e circa 1 cm l'anno invece di crescita verticale. Per questo motivo appunto ci sono delle azioni che possono comunque essere attuate per contrastare la regressione delle praterie. Sicuramente quella di ridurre gli impatti antropici sull'ecosistema, aumentare quindi gli sforzi della conservazione e soprattutto incrementare la resilienza della specie attuando per esempio degli interventi di trapianto. Ora il mondo scientifico si divide un po' tra quanto sia giusto e sbagliato effettivamente effettuare un trapianto di fanerogame marine, in questo caso di Posidonia Oceanica, in quanto ci sono buona parte degli interventi che portano a dei fallimenti. E la letteratura internazionale ha individuato le due principali cause di fallimenti destinati a ricevere i trapianti, in quanto un sito potenzialmente adatto o idoneo in realtà poi adatto alla riforestazione non è, e le tecniche di ancoraggio della pianta al substrato, in quanto necessita comunque di un certo periodo per poter attecchire e quindi per la sua radicazione. Infatti circa l'80% dei fallimenti è proprio legata a un sistema di ancoraggio che è sbagliato.
Le principali tecniche quindi utilizzate oggi e quindi anche i principali materiali per il trapianto delle fanerogame marine sono ad esempio le cornici in calcestruzzo, reti in plastica o in metallo, picchetti metallici, scavare anche delle buche in cui collocare per esempio della mat morta con delle piante vive, reti biodegradabili nell'ambito di un progetto in cui si riportano delle tecniche di ingegneria naturalistica in ambiente terrestre riportate quindi all'ambiente marino, in questo caso è una rete, una biostuoia in juta. Quindi in generale queste sono le altre tecniche fino ad arrivare ad Enne, che è appunto il supporto biodegradabile che vi introdurrò adesso. È un sistema modulare di ancoraggio in Mater B, quindi costituito da materiale vegetale e biodegradabile, ed è costituito da un picchetto a cui viene collegato un elemento centrale in cui vengono inseriti dei braccetti e in cui vengono appunto inserite delle piante bloccate per mezzo di fascette a strappo. Il sistema quindi dal fissaggio al radicamento alla colonizzazione finale. E il supporto è un brevetto in cui Biosarve, che è uno spin-off accademico dell'Università di Palermo, è cotitolare. In breve è un filmato in cui si vedono delle fasi di montaggio, quindi il picchetto viene montato sul substrato del fondo marino e poi semplicemente un subacqueo inserisce il supporto nel fondo. Le principali caratteristiche sono sicuramente una riduzione delle attività di subacqueo, in quanto la maggior parte del lavoro viene appunto effettuato fuori dall'acqua, l'utilizzo di geometrie biospirate, in quanto viene emulato il modello di colonizzazione naturale di una prateria di Posidonia, in quanto ogni braccetto ha un angolo di circa 40 gradi, che è proprio l'angolo con cui Posidonia colonizza naturalmente. L'efficienza del posizionamento, perché può essere posizionato in filari o in patch, la riduzione dei costi, che è essenzialmente quindi legato alla minore attività dei subacquei e anche alla velocità appunto del processo stesso, la completa biodegradabilità del supporto, in quanto è completamente biodegradabile, ecocompatibile, costituito appunto da materiale vegetale, a differenza magari anche di altri supporti che vengono, della stragrande maggioranza dei supporti che vengono oggi utilizzati invece nel campo della riforestazione, e l'utilizzo anche su diversi substrati, perché può essere utilizzato su sali. Il sistema modulare di ancoraggio è inserito all'interno del manuale delle linee guida dell'ISPRA nel 2014, proprio per il trapianto di Posidonia oceanica. Una prima sperimentazione è stata effettuata nel 2012 nella baia di Mondello a circa 6 metri di profondità. Sono stati scelti due tipi di substrato differenti, cimodose anodosa e mat morta. Dopo 32 mesi al trapianto non c'è una differenza sostanziale tra i due substrati, la sopravvivenza mediamente è del 94% in entrambi i substrati, quindi con un distacco e una mortalità del 3-4%. Per intenderci, un trapianto può dirsi riuscito se raggiunge il 50% della sopravvivenza, e in questo caso anche il 3-4% di distacco e mortalità è paragonabile a un normale distacco e mortalità appunto che accade nella colonizzazione naturale di una prateria di Posidonia. Quando ho parlato anche di geometrie bioispirate, dopo 32 mesi ecco appunto un confronto fra il riforestato 1, 2 e 3 e una prateria invece naturale 4, 5, 6, non si nota effettivamente alcuna differenza nella forma e nella geometria di colonizzazione. Un secondo intervento invece ha riguardato il SIN di Priolo nell'ambito di un PON 2007-2013 su delle tecnologie avanzate appunto per la bonifica industriale dei primi anni 50 del secolo scorso, soggetta a inquinamento chimico ed export di inquinanti, che hanno provocato la perdita di un cospicuo quantitativo di prateria di circa 2000 ettari. Sono stati scelti i siti idonei al trapianto.
tutto per mezzo di un modello GIS, la cui fase preliminare è stata quella della stima del modello di idoneità al trapianto preliminare, grazie al quale quindi è stato effettuato il modello e individuate le tre aree, le aree non idonee, le aree idonee e le aree altamente idonee al trapianto. Successivamente sono stati quindi effettuati dei test pilota dai quali poi è stato ricavato l'indice di idoneità al trapianto e quindi le aree più idonee effettivamente a ricevere il trapianto. Le aree interessate quindi alla fine sono state 4 di 500 metri quadri l'una a una profondità di 14 metri per un totale di 60.000 piante utilizzate e di 2.000 supporti utilizzati. E a distanza di 2 anni si sono svolti appunto i monitoraggi dal giugno del 2014 al dicembre del 2016 in 9 diverse campagne di monitoraggio e la sopravvivenza è stata mediamente del 54%. La mortalità è all'incirca del 10%, ma ciò che ha causato una sopravvivenza più bassa rispetto al caso precedente imputabile presumibilmente ai danni causati da attrezzatura da pesca, in quanto abbiamo appunto ritrovato nei supporti alcuni addirittura ribaltati delle reti da pesca impigliati appunto all'interno di alcuni dei sistemi di ancoraggio. Per quel che riguarda la geometria, quindi si vuole anche tentare di emulare la colonizzazione naturale a patch delle praterie di Posidonia. Un modulo costituito da 6 sistemi di ancoraggio, quindi può effettivamente emula un patch di Posidonia. I risvolti positivi riguardano una riduzione sia nei tempi che nei costi del 30% rispetto alla classica distribuzione a filare. La distribuzione a patch è stata utilizzata in 2 diversi interventi che riguardavano la misura di compensazione di opere marittime sia all'interno della baia di Mondello che all'interno del Porto Grande di Siracusa. Infine il progetto di Priolo insieme a Mondello e Siracusa sono stati inseriti all'interno del LIFE 2014-20, LIFE se posso, sulle tecniche appunto di trapianto di Posidonia oceanica, in cui sono stati riportati analisi e casi di studio di diversi siti appunto in cui sono state effettuate le riforestazioni negli ultimi anni. Grazie per l'attenzione. Grazie alla dottoressa Calvo. Intanto vi comunichiamo che tra un poco inizieremo a distribuirvi il questionario per vi ricordiamo di compilare soltanto nome, cognome, codice fiscale per il momento, poi vi diremo cosa fare. Con grande piacere sono qui con noi 3 giovani biologi marini, ricercatori. Comincio dalla mia sinistra, Martina Capriotti, Giovanni Chimienti e Arianna Mancuso. Tutti e 3 condividono sicuramente l'amore per la ricerca, la passione, che è qualcosa che auguriamo a tutti voi, anzi ce lo auguriamo tutti, ma in particolare hanno vinto una borsa di studio, chiamiamola così, in realtà si chiama Early Grant, il mio inglese non è il massimo, però si dice così, della National Geographic. Loro ovviamente grazie a questi fondi hanno sviluppato un progetto di ricerca e sono arrivati anche a degli esiti, quindi a dei risultati. Tra l'altro ora li sentirete parlare tutti e 3, comincerà Martina che vi parlerà proprio della sua ricerca sulle microplastiche, darò poi la parola a lei, ma ci teniamo, ecco, che voi ascoltaste proprio la loro voce, perché possono darvi degli input, soprattutto per chi è nel mondo universitario, chi è nel mondo della ricerca o comunque chi ne vuol far parte, perché ha queste capacità, ha questa attitudine alla ricerca, ha competenze professionali tali da chiaramente onere a questo aspetto anche della professione di biologo. Do la parola a Martina. Grazie.
Grazie, grazie a voi, buonasera a tutti e soprattutto grazie per questo invito e per l'organizzazione a Vincenzo e Federico. Come diciamo siamo già stati presentati, io, la dottoressa Mancuso e il dottor Chimienti siamo tre esploratori di National Geographic e quindi ci occupiamo di argomenti molto diversi tra di loro, però ecco, sono tutti a tutela dell'ambiente marino. Io nello specifico mi occupo in questo progetto di microplastiche e soprattutto capire come le microplastiche possono essere in qualche modo pericolose tra virgolette per il comparto biologico. Ho iniziato i miei studi sin da subito nel Mar Adriatico. Io sono di San Benedetto del Tronto, sono marchigiana. Sono nata sull'Adriatico, cresciuta e quindi ho deciso di studiarlo perché è un mare veramente molto molto vulnerabile a varie tipologie di inquinamento, dall'inquinamento chimico all'inquinamento da plastiche, e questo perché, come vediamo, un pochino ha una conformazione semichiusa, ha una profondità delle acque molto molto bassa, soprattutto nella parte centro-settentrionale. Considerate che in questa porzione centro-settentrionale la profondità massima rinvenuta è all'incirca intorno ai 200 metri. Inoltre abbiamo sul lato italiano acque molto spesso inquinate sulle zone costiere e quindi tutti questi fattori, diciamo, abbinati insieme determinano una certa vulnerabilità delle acque adriatiche. Io già durante il dottorato mi sono occupata di studiare gli effetti di alcuni contaminanti chimici ambientali, tra cui gli IPA, gli idrocarburi policiclici aromatici, PCB, metalli pesanti, così come i pesticidi. E mi sono occupata di questo perché purtroppo l'Adriatico è fortemente impattato da questa componente. Queste categorie di contaminanti vengono anche chiamate xenobiotici. Xenobiotici perché spesso vengono rinvenuti all'interno di sistemi biologici, ma in realtà sono totalmente esterni a questi sistemi. E dovete sapere che nell'Adriatico purtroppo ritroviamo questi contaminanti in diversi comparti ambientali, non soltanto nell'acqua, ma bensì anche nel sedimento, a livello fluviale e anche all'interno appunto dei tessuti di quegli organismi marini che li bioaccumulano. C'è una buonissima parte di questi contaminanti che vengono chiamati in inglese endocrine disruptors, in italiano nello specifico interferenti endocrini. Non so chi di voi li conosce, ma sono praticamente delle molecole tossiche, degli inquinanti, che hanno la capacità di mimare gli ormoni endogeni, perché hanno praticamente una struttura chimica quasi tutti diciamo, gli organismi marini viventi, e per questo una volta entrati all'interno dei sistemi biologici hanno proprio la capacità di andare a legare i recettori dei nostri ormoni ed attivare determinati pathway fisiologici o metabolici o addirittura ormonali anche in organismi che generalmente non attivano quel particolare processo. E quindi vanno ad interferire con moltissimi dei sistemi endocrini, uno nello specifico, quello che mi è capitato di studiare negli anni passati, è il sistema legato agli xenoestrogeni. Gli xenoestrogeni sono quegli xenobiotici che hanno la capacità di mimare gli estrogeni appunto, e quindi possono andare, una volta assimilati, andare a legare il recettore per gli estrogeni ed attivare di conseguenza tutta una sorta di cascata ad effetto che porta poi all'espressione genica di molti geni legati essenzialmente al geni legati essenzialmente alla risposta estrogenica, quindi sia al recettore degli estrogeni stessi
che si autoregola, ma così come anche la vitellogenina, che è ad esempio una delle proteine principali del turno dell'uovo negli organismi ovipari. E infatti è stato visto che in molti pesci non possono esprimere il genere della vitellogenina proprio perché non possono produrre le uova. Abbiamo rinvenuto una presenza, un'espressione genica di questi due geni in quegli esemplari esposti a xenoestrogeni. Uno di questi è ad esempio il nonilfenolo, che è tra l'altro un plasticizzante, sempre per rimanere diciamo in tema di plastiche. Questo ecco, è una tipologia di inquinamento che è praticamente invisibile. Molti di voi sicuramente studiano questi effetti in laboratorio, quindi per noi è un po' più semplice capire gli effetti di molti inquinanti, però per la popolazione generale è difficile comprendere che esistono questi contaminanti, perché effettivamente non possono vederli, così come non possono vedere le microplastiche. Perché, come abbiamo detto poc'anzi, le microplastiche hanno dimensioni inferiori ai 5 mm, per cui di fatto soltanto le particelle più grandi sono visibili ad occhio nudo, quelle più piccole sono invisibili. E quindi, ecco, al termine del mio dottorato, dei miei studi, quando era finita la tensione, quindi avevo un po' più la mente libera, ho pensato di abbinare gli studi sulla contaminazione chimica del mare Adriatico agli studi sulle microplastiche, a vedere come queste due tipologie di inquinamento combinate insieme potessero in qualche modo quali fossero gli effetti biologici e della capacità di alcuni contaminanti di legare la superficie delle microplastiche. In particolare mi sto riferendo a contaminanti come abbiamo detto gli IPA, i PCB, pesticidi, nonché anche alcuni insetticidi, metalli pesanti, ftalati, queste sono solo alcune delle categorie più diffuse, e come abbiamo detto possono letteralmente aderire alla superficie delle microplastiche e quindi fungere da carrier di questi contaminanti all'interno degli organismi che purtroppo se ne cibano. Dovete sapere che già gli organismi marini di per sé accumulano e bioaccumulano moltissimi di questi contaminanti attraverso la respirazione ad esempio, oppure attraverso l'alimentazione, quindi le microplastiche rappresentano un'ulteriore via di esposizione. E questo comporta poi una biomagnificazione dei contaminanti e delle microplastiche stesse a livello della rete trofica, fino ad arrivare agli ultimi livelli della rete trofica, che sono appunto rappresentati da tutti noi, quindi purtroppo c'è un alto rischio di ritrovarli tra i nostri piatti, e questo ci è stato anche dato da la prova ci è stata anche data poc'anzi dai relatori che mi hanno preceduto, che riferivano che le microplastiche sono state rinvenute nelle feci umane, per cui questo è un chiaro e lampante messaggio che anche noi il progetto che ho presentato a National Geographic, che quindi National Geographic ha deciso di appoggiare e supportare, come dicevo l'ho concentrato nel Mar Adriatico, proprio nelle acque antistanti le zona sud marchigiana. Nello specifico questa è la zona di mare dove ho effettuato i miei campionamenti. Io mi sono concentrata su acqua superficiale, quindi su microplastiche superficiali, ed ecco che ho utilizzato anche io il Manta Troll per il loro campionamento. I siti di campionamento selezionati sono stati essenzialmente tre: due molto vicini alla costa e uno un po' più lontano dalla costa, nello specifico uno a mezzo miglio, uno a un miglio e mezzo dalla costa e l'ultimo a 6 miglia dalla costa, per vedere un pochino sia
per biomonitorare un pochino la quantità di microplastiche presenti in questa fascia di mare, ma anche per vedere quali potessero essere le forme di contaminanti chimici che avevano la capacità di aderire alle microplastiche presenti nel centro adriatico. Un primissimo dato, dovete sapere che la ricerca non è ancora finita, per cui io vi sto dando informazioni, ma ancora non ho risultati molto concreti, ma posso già accennarvi che ad esempio abbiamo trovato concentrazioni di microplastiche molto molto più alte nel punto di campionamento, tantissima differenza, probabilmente anche dovuta al fatto che nel mare Adriatico scorre una corrente costiera, corrente molto attaccata alla costa, che va verso nord-ovest sul lato balcanico e verso nord-est sul lato italiano. Quindi probabilmente questo punto assemiglia dalla costa, è solo un'ipotesi attualmente, finisce al di fuori di questa corrente costiera e quindi crea delle zone di accumulo di microplastiche. Poi successivamente ho categorizzato tutti i campioni che ho prelevato e anche qui ho ritrovato un po' di tutto, dai filamenti ai film, quindi alle pellicole, alle microplastiche secondarie, ai pellet. Diciamo che a conferma di quanto detto stamattina, anche nei miei campioni i frammenti di microplastica sono quelli maggiormente presenti, che danno appunto il maggior contributo. Poi successivamente ho provveduto a estrapolare, quindi estrarre questi contaminanti che io pensavo fossero adesi alla superficie dei miei campioni di microplastiche, e quindi ho utilizzato un solvente organico appunto per agevolare questo distacco. Poi attraverso l'HPLC li ho caratterizzati e tra le varie componenti trovate vi sono anche IPA, alcuni anche come dicevamo stamattina, sì, abbiamo trovato PCB, molti pesticidi e le analisi stanno continuando, però che l'ipotesi iniziale del progetto purtroppo è stata confermata. Ora il passo successivo è quello, perché è un'analisi che è attualmente in atto, è quello di usare questi estratti di contaminanti dalle microplastiche per trattare delle culture cellulari e andare a vedere se tra questi contaminanti estratti vi sono alcune specie, alcuni membri che hanno la capacità, appunto come dicevo prima, di mimare eventuali ormoni endogeni, i famosi interferenti endocrini. E questo lo andiamo a vedere sia a livello di estrogenico sia a livello sugli adipociti. Io non vado oltre nelle specifiche del mio lavoro perché, come dicevo prima, le analisi sono ancora in atto, ma siccome mi è stato chiesto di raccontare la mia esperienza, vi voglio dire brevemente cosa ho passato questo anno, tra virgolette. Io così come i miei colleghi abbiamo vinto la borsa di National Geographic poco più di un anno fa, e in particolare il mio progetto è stato ulteriormente selezionato da Sky, che ha una campagna sulla sensibilizzazione della plastica negli oceani che si chiama Sky Ocean Rescue, proprio per la tipologia e l'approccio innovativo che questa tipologia di studi, a mia conoscenza ovviamente, è poco praticata nel Mar Mediterraneo. Cioè sono stati fatti molti studi in laboratorio per capire come i contaminanti adesi alle microplastiche potessero in qualche modo essere assorbiti dagli organismi anche a livello intestinale o meno, e quali potessero essere gli effetti. Ma sono veramente pochi quegli studi che si concentrano direttamente in mare, quindi direttamente a livello ambientale. Anche perché a livello ambientale non abbiamo, non fronteggiamo una tipologia di contaminanti. Purtroppo siamo davanti a
ad una miscela di contaminanti e nella maggior parte dei casi questa miscela di contaminanti può provocare danni ed effetti molto più gravi della somma di ogni singolo contaminante. E quindi, ecco, un anno fa, diciamo, Sky ci ha fatto anche conoscere, non so se tra di voi c'è qualche biologo marino, ci ha fatto conoscere la mitica Sylvia Earle, che è la più grande oceanografa di tutti i tempi, e poi ci ha dato anche l'opportunità, con National Geographic abbiamo avuto anche l'opportunità di entrare nella grande community internazionale degli esploratori. Ad esempio abbiamo fatto il corso di Science Telling, noi a Madrid o a Londra, quindi abbiamo avuto anche modo di entrare nella parte comunicativa della scienza, non soltanto nella ricerca, perché National Geographic appunto ha l'obiettivo di arrivare a tutti. E infatti proprio per questo motivo ci ha dato spesso l'opportunità di interfacciarci con le scuole, con i ragazzi, con i bambini, con gli adulti, di trasferire messaggi per fare in modo proprio di non lasciare la scienza all'interno dei nostri computer oppure all'interno di Scopus, ma quella di trasferire i concetti della scienza a tutti, soprattutto a chi si occupa, ad esempio nel nostro campo, di microplastiche. Sono molto importanti gli studi e i dati relativi alle microplastiche, ma sono importanti perché poi dobbiamo arrivare effettivamente ad una soluzione, e una delle principali soluzioni che è stato visto essere la più efficace è quella che parte proprio dall'origine, quindi dalla riduzione dei rifiuti, dalla riduzione della plastica monouso e quindi dalla sensibilizzazione della popolazione. Quindi il nostro ruolo, diciamo, in questo anno e spero anche nei prossimi, è stato proprio quello di mediare il dato scientifico e tradurlo in un messaggio da dare al popolo. Questo ovviamente io personalmente l'ho fatto non solo con National Geographic ma anche con Sky, anzi vi invito a tempo perso a visitare il sito di Sky Ocean Rescue, perché dà anche, diciamo, consigli su cosa modificare nella nostra vita quotidiana per poter migliorare e ridurre l'inquinamento ambientale. Perché ricordo, noi siamo tutti biologi e soprattutto i biologi ambientali non devono studiare l'ambiente soltanto per se stessi e per pubblicare. Ora, se ho 2 minuti di tempo, volevo far vedere un brevissimo video che ha appunto realizzato Sky proprio per sensibilizzare, come dicevo prima, all'inquinamento da plastica. No? Forse. Forse ve lo farò vedere. In teoria da qui va bene, come non detto. Poi magari vi farò avere un link. Mi scuso per il piccolo disagio, io avrei finito, mi sono voluta diciamo tenere più corta possibile in modo anche da dare spazio al vostro test diciamo e alla fine del convegno. Grazie mille. Grazie Martina, adesso do la parola a Giovanni Chimienti dell'Università degli Studi di Bari, che ci parlerà anche della sua ricerca per la National Geographic. Buonasera a tutti. Sì, io in realtà sono un po' intruso, sebbene siamo tutti biologi, io non studio microplastiche, sono uno zoologo e studio coralli principalmente, però ho colto l'invito dell'Ordine dei Biologi per parlare soprattutto ai giovani e vi racconterò il che possono capitarci nella nostra carriera, soprattutto nella carriera da ricercatori, e che nel momento in cui dovessero capitarvi non devono in qualche modo spaventarvi, anzi devono spronarvi ad andare avanti. Il primo è beato te che sei giovane. Biologicamente il giovane è
quell'individuo che non ha ancora raggiunto l'età riproduttiva. Nel mondo della ricerca ci sono giovani anche di 40, di 50 anni, sono sempre giovani, cioè paradossalmente individui che forse ormai stanno volgendo al termine della loro attività riproduttiva e che tuttavia sono ancora giovani, nell'attitudine quasi di inesperto, cioè hai ancora tempo, non avere fretta, e invece è esattamente il contrario, cioè noi dobbiamo sfruttare l'essere giovani e magari bisogna esserlo per tutta la propria vita, però nell'attitudine del giovane come del curioso, perché lo scienziato deve essere prima di tutto curioso, e quindi l'approccio che noi giovani dobbiamo avere è quello anche autonomamente di individuare un problema e di ipotizzare delle possibili soluzioni. Ad esempio nel mio caso, come vi dicevo, io studio coralli soprattutto di profondità, e andando a guardare la circolazione delle acque nell'intero bacino del Mediterraneo, cosa ho notato? Questa è la circolazione delle acque, abbiamo delle acque in ingresso dall'Atlantico che sono quelle in rosso e girano in senso antiorario per un effetto che si chiama effetto Coriolì della rotazione terrestre. Fondamentalmente queste acque superficiali, quando arrivano nel bacino di Levante, sono più dense, si approfondano e danno origine alle cosiddette acque levantine intermedie, cioè delle acque più profonde. Eliminiamo le acque superficiali e lasciamo solo le acque profonde, e se andiamo a vedere tutti i siti a coralli trovati negli ultimi anni, soprattutto molti dei quali io ho avuto il piacere di contribuire, ecco, ho notato come questi si disponevano esattamente su questo pattern, quindi dando in qualche modo un proxy per predire nuove aree a coralli. In particolare io mi sono concentrato in quest'area delle isole Tremiti, dove le acque levantine intermedie insieme a delle acque adriatiche profonde che si originano soprattutto in inverno per un effetto chiamato cascading, secondo questo proxy mi facevano pensare ci potessero essere delle comunità a coralli, sebbene in letteratura queste non siano riportate. E quindi ho scritto un progetto soprattutto per cercare questi animali qui, che sono i coralli neri. Ora, i coralli neri sono animali incredibili, come vedete sono dei coralli arborescenti, possono raggiungere anche i 2 metri di altezza e possono vivere moltissimo. La colonia più vecchia che abbiamo trovato in Mediterraneo superava i 2000 anni di vita ed era ancora vivente, perché nell'ambiente marino profondo i ritmi vitali, i cicli vitali sono molto più lenti, quindi animali estremamente longevi ma anche estremamente fragili. E in alcuni casi questi animali possono formare delle vere e proprie foreste sottomarine, le cosiddette foreste di corallo, che rappresentano un habitat importantissimo. L'approccio era quello di fare non soltanto ricerca, ma attraverso la ricerca quello poi di informare non solo la gente, ma attraverso l'informazione di tutti verso i risultati della ricerca, dei regimi di protezione su quello che abbiamo scoperto, proprio perché a volte noi troviamo questi habitat così importanti, ma poi i tempi legati alla protezione, l'istituzione di zone protette, sono così lunghi che si va a finire che questi habitat vengano distrutti o comunque depauperati prima di proteggerli. E quindi immaginate, voi avete trovato un problema, avete individuato un problema, ipotizzato delle soluzioni. Adesso cosa si fa? Si scrive un progetto per fare quello che voglio, e qui arriviamo al secondo luogo comune, cioè si pensa che ci sia sempre bisogno di una personalità scientifica conosciuta. Pensate che il mio progetto inizialmente era stato proposto in ambito nazionale per fondi nazionali, il progetto è stato ritenuto molto interessante, ma io non potevo essere il responsabile perché non sono uno strutturato. E per essere strutturato devi avere le responsabilità di progetto, tra l'altro, quindi c'è un serpente che si morde la coda. National Geographic ha cortocircuitato questo sistema un po' perverso, perché ci ha dato dei finanziamenti, la possibilità di fare i nostri progetti e di essere i responsabili scientifici del tuo stesso progetto, che sembra una cosa banale ma non lo è. Paradossalmente te lo consentono fondi internazionali, fondi nazionali, almeno per quella che è la mia esperienza, non lo consentono. E quindi bisogna sviluppare l'idea, bisogna appunto pianificare una progettualità concreta, e bisogna essere responsabili del proprio progetto, che non è per niente semplice, perché ovviamente è una responsabilità enorme, però in questo modo è stato realizzato nell'area marina protetta delle isole Tremiti. Perché qui? Perché ero lì per altri lavori,
è un subacqueo, mi ha portato questo pezzettino di corallo che aveva trovato, non sapeva cosa fosse, e di là io ho ipotizzato che da qualche parte potessero esserci dei coralli. Siccome in quel periodo stavo lavorando come subacqueo con dei geologi, chiesi a questi geologi di mappare tutta quell'area, quindi andai a individuare, effettivamente mi resi conto che c'erano dei substrati duri a 100-150 metri di profondità, e quindi lì cominciai effettivamente a sospettare che potessero esserci delle foreste di corallo. E quindi ho messo su questo progetto. Ora immaginate, il giovane biologo mette su questo progetto, il progetto viene approvato, viene finanziato, ora devi andare in mare, ci devi lavorare, magari cominci ad avere i primi risultati, devi pubblicare, e qui arriva un altro luogo comune. Prima di te c'è stronzo bestiale. Ora, questo è un nome comune, qui devo fare una piccola digressione. Per chi non lo sapesse, c'è questo fisico californiano che studia, fisico computazionale, stava studiando questa dinamica molecolare del non equilibrio che connette la geometria frattale, l'irreversibilità e la seconda legge della termodinamica, che non vi sto qui a spiegare. Lui stava avendo una serie di problemi in ambito accademico. Un giorno era in aereo e sentì due donne italiane che ripetevano questo binomio, probabilmente riferendosi a qualche ex marito, non lo so. Ripetevano questo binomio, lui fu così, comprese che questo binomio potesse essere la chiave che stava cercando. Lui pubblicò i suoi risultati e aggiunse stronzo bestiale come autore. E questo, chiaramente questo creò uno scompiglio incredibile, perché dimostrò la debolezza di questo sistema delle pubblicazioni scientifiche, sulle quali tra l'altro è basato gran parte del nostro avanzamento di carriera. Quindi io non solo posso metterci chi voglio nelle pubblicazioni, posso metterci gente che non ha neanche lavorato, posso addirittura inventarmi dei coautori. E questo è complesso quando poi un ragazzo deve andare appunto a continuare i suoi studi, e insomma è una competizione un po' sleale. Mi sembrava idoneo questo esempio proprio in questa sede, perché se andate su Scopus, Stronzo Bestiale lavora a Palermo, tra l'altro, e lavora all'Istituto Advanced Studies. Non so perché risulta affiliato a questo istituto palermitano, quindi ce l'avete anche in casa. Però questo cosa vuol dire? Per quanto uno possa essere intraprendente, possa essere motivato, possa avere voglia di lavorare, ha bisogno anche di infrastrutture, ha bisogno di una struttura che sia un ente di ricerca alle spalle. E anche nel mio caso era così, perché va bene il progetto, tutto quello che vuoi, però hai bisogno di infrastrutture poi per poter lavorare. Io nel mio caso, ad esempio, per la ricerca dei coralli neri abbiamo utilizzato mezzi abbastanza basic, cioè una barca relativamente piccola, io non ci stavo neanche in piedi, un ROV anche abbastanza vecchio. Quello che dovevamo fare, insomma, siamo riusciti ad andare in mare, abbiamo fatto una campagna di molti giorni, tra l'altro in spazi ridotti. Questo grazie alla presenza di infrastrutture. Io non avrei potuto farlo da solo, sebbene io ho fatto questo progetto National Geographic, ho avuto comunque bisogno del supporto, chiaramente, della mia università. E quindi tu hai scritto il progetto, hai avuto quest'idea, ti viene finanziato, vai in mare, lavori, e si arriva a, ecco, appunto, vai in mare, lavori, che vuol dire anche un sacco di investimento proprio per campionare questi coralli. Sono dovuto andare fino a 60 metri di profondità in immersione, che vuol dire attrezzature subacquee, vuol dire un addestramento che viene tutto fatto a mie spese, chiaramente, cioè investendo del mio tempo, vuol dire imparare in autonomia a pilotare un ROV e quindi poi mettersi in gioco da questo punto di vista. Però insomma tutto questo si fa. E una volta che l'hai fatto, l'altro luogo comune, ce l'abbiamo fatta. Una volta che il risultato è stato ottenuto, ce l'abbiamo fatta tutti. Un po' mi ricordavo un film, non so se lo conoscete, in cui Gigi Proietti fa sia l'avvocato che il cliente. Non vi ho messo il video perché non mi sembrava il caso, però andatelo a vedere su YouTube. E mi ricordavo un po' questo, però effettivamente ce l'abbiamo fatta. Nel caso del mio progetto, io cercavo di individuare la presenza di coralli. Non abbiamo individuato solo la presenza di coralli, ma una vera e propria foresta,
una vera e propria foresta di coralli neri con norme, un sacco di specie, mi dispiace che il video non stia partendo, moltissime specie, però allo stesso tempo anche molti impatti da pesca, proprio perché in queste zone sono zone importantissime, importanti aree di narseri, di riproduzione per molte specie di interesse commerciale, quindi sono target della pesca, proprio per questo stiamo cercando di proteggere queste zone. Tra l'altro ai limiti dell'area marina protetta, nella zona B e C dove è consentita la pesca, dove è consentito l'ancoraggio, quindi tutte le attività distruttive verso questa biocenosi sono assolutamente consentite. E abbiamo cercato di unire la ricerca scientifica alla pianificazione di misure di conservazione, proprio perché le abbiamo individuate. Ora siamo già al lavoro con l'ente Parco del Gargano e con il Ministero per creare delle aree in cui la pesca è vietata. E se ci dovessimo riuscire entro l'anno è praticamente un record, perché a meno di un anno dalla scoperta di un sito meritevole di conservazione questo vengono già messe in atto queste misure di protezione. E infine, e questa è un po' provocatoria, l'ultima domanda è: cosa ne pensi? Cioè, mai chiedere a un giovane cosa ne pensi, a meno che non si voglia correre il rischio magari di avere di fronte una persona che ha delle idee interessanti e in qualche modo innovative. Io ho la fortuna di lavorare in un team in cui in realtà ci chiediamo spesso a vicenda cosa ne pensi, sia i giovani che i meno giovani. Infatti da questa domanda è nato lo Svino Geographic, che racconta proprio la scoperta di questi coralli neri. E in realtà questo è importantissimo, perché farlo con un documentario vuol dire comunicare in maniera molto ampia i tuoi risultati e quindi stimolare l'opinione pubblica e soprattutto i decision maker a effettivamente mettere in atto delle misure gestionali concrete anche in tempo breve. Io vi farei vedere brevemente il trailer del documentario, dura un minuto. Vado direttamente di qua perché i video non partono. Possiamo chiudere la porta? Se possiamo spegnere le luci? Spegniamo le luci. Le luci. Sì. Insomma, credo che sia un buon esempio di unione tra ricerca e poi divulgazione dei risultati, che poi in realtà ci permettono di mettere in pratica i risultati delle nostre ricerche. Ho finito. Grazie Giovanni. Grazie. Adesso è il turno di Arianna, che ci parlerà pure lei della sua ricerca. Sì, abbiamo voluto dare questo taglio finale proprio per fornirvi dalla voce dei protagonisti, che sono biologi giovani come tutti voi, o come ci si deve muovere nella vita di ogni giorno, quindi nella vita professionale, nel cercare di raggiungere quei traguardi che ognuno di noi si fissa, anzi chi non l'ha fatto lo faccia.
Salve a tutti, ringrazio innanzitutto l'Ordine Nazionale dei Biologi per avermi invitato qui a raccontare quelle che sono le mie esperienze di ricerca in Mar Mediterraneo, che è svalutazione dello stato di risorse, dello stato di salute di alcune risorse di interesse commerciale, quindi per l'attività della pesca, e poi mi occupo di cercare di capire le relazioni tra ambiente e specie marine in ottica dei cambiamenti climatici. Spero comunque che le mie ricerche possano, come ha detto prima Federico, darvi in qualche modo un input e possano esservi magari d'aiuto. Io sono un'assegnista dell'Università di Bologna, ma lavoro in una sede distaccata che è il Laboratorio di Biologia Marina e Pesca di Fano, nelle Marche, che è questo che vedete qui. Il laboratorio è coinvolto in un progetto internazionale che si chiama Progetto MEDIS, Mediterranean International Trawl Survey, che ha l'obiettivo di raccogliere ed elaborare dati biologici sulle specie marine in Mar Mediterraneo in tutti i mari prospicienti i paesi dell'Unione Europea. In particolare noi ci occupiamo di valutare lo stato delle risorse nell'alto e medio Adriatico, nella GSA di 17. Avrei un video per farvi vedere quali sono le nostre attività, ma non si vedono. Questo progetto si basa sulla raccolta di dati attraverso delle campagne sperimentali di pesca a strascico in aree strascicabili durante il periodo primaverile estivo. In Mar Adriatico i risultati mostrano che ci occupiamo principalmente di studiare la distribuzione delle specie di interesse commerciale, e in Mar Adriatico si osserva come ci siano specie in aumento, sempre presenti, come l'alice, la triglia di fango e il totano. Ma perché è così brutta? Scusate, no. Vabbè. E ce ne sono altre invece che mostrano di essere in riduzione, come il nasello e lo scampo. Sono in riduzione sia per quanto riguarda la biomassa che per quanto riguarda la densità. Raccogliere questi dati è molto importante, innanzitutto perché è una serie cronologica di dati che prosegue dal 1996, quindi una serie molto lunga che permette di seguire costantemente quelli che sono gli aspetti essenziali dei cicli biologici di queste specie. Poi perché queste informazioni vengono registrate e consegnate annualmente al Ministero dell'Ambiente, poi alla Commissione Europea, per permettere di adottare delle corrette strategie di gestione di queste risorse. In un'ottica anche di Marine Strategy, recentemente la Commissione Europea ci ha richiesto di registrare anche quelli che sono i rifiuti che vengono pescati durante queste campagne. Qui vi ho mostrato alcune foto di quelli che sono i rifiuti che vengono rovesciati nel vascone dopo la pescata, e questi sono principalmente costituiti da plastica. Ci sono sacchetti di plastica, fili di nylon, delle lenze, oppure delle nasse, dei mitili, ma anche le cosiddette plastiche, dei packaging, dei cibi e delle merendine. La maggioranza dei rifiuti è costituita dalla plastica. È molto importante, significativo, è anche il risultato che si ha in realtà più che altro nel peso, dove si vede che la plastica, nonostante abbia un peso estremamente basso paragonato a quello dei metalli o della gomma, però in entrambi gli anni ha delle percentuali di ritrovamento estremamente elevate. Sempre parlando di Mar Adriatico e di specie di interesse commerciale, in Mar Adriatico un'altra specie è la vongola adriatica, che ha una notevolissima rilevanza commerciale. La vongola adriatica nell'ultimo periodo dagli anni 70 ha avuto un drastico crollo in quelle che sono le tonnellate all'anno di pescato. Si passa da quasi 100.000 tonnellate negli anni 70 ad arrivare ad oggi, dove si arriva forse neanche alle 20.000 tonnellate. Questo perché negli anni 70 innanzitutto c'è stata l'introduzione di nuovi attrezzi, che è la draga idraulica, che è quella che vedete nella prima foto.
che è una specie di gabbia che preleva le vongole dal fondo, accoppiata a un tubo turbosoffiante che immette acqua nel substrato per renderlo meno compatto e quindi più facilmente penetrabile dalla draga. In questo modo si è avuto un notevole incremento di quella che è l'efficienza della pesca, ma al contempo si è avuto anche un aumento dello sfruttamento della risorsa. Sono per questo necessari costantemente, è necessario costantemente attivare dei monitoraggi, noi ci occupiamo di monitorare quelli che sono i compartimenti dell'Emilia Romagna e delle Marche, perché c'è costantemente un continuo rumore intorno a questa risorsa, perché i pescatori ci riferiscono che ci sono continue morie del tutto improvvise e casuali, che sembrano dovute sia a dei patogeni, ma anche alle variazioni nelle condizioni dell'habitat di queste vongole, sia dovute a cambiamenti meteorologici improvvisi come mareggiate molto violente, ma anche alle condizioni del loro habitat come il cambiamento nella salinità dovuto all'immissione notevole di acque dolci da parte dei fiumi che sono molto preponderanti in mare Adriatico. Io in particolar modo mi occupo di capire quelli che sono gli effetti di questi cambiamenti nelle condizioni ambientali sulla vongola adriatica, in particolar modo sull'accrescimento e sulle proprietà della conchiglia. In relazione a temperatura e salinità ho svolto questi studi su popolazioni naturali lungo il gradiente latitudinale in mare Adriatico, e il prossimo passo è quello di invece andare a vedere quali sono gli effetti del pH sempre sulla calcificazione di questa specie, però in esperimenti che svolgerò in acquario. Per far questo ho scritto un progetto, il Climate Change, che è stato recentemente accettato dal programma transnazionale Assemble Plus, che è un programma che consiglio ai giovani biologi di applicare, perché anche questo è un programma che non prevede di avere alle spalle delle persone strutturate. Io l'ho scritto come assegnista e prevede da un mese un progetto di ricerca che appunto si iscrive in una struttura estera, usufruendo dei laboratori, delle strutture che questa università mette a disposizione, e copre anche tutte le spese di vitto, alloggio e viaggio. Io andrò in Portogallo, probabilmente verso settembre-ottobre, e a Porto, e appunto condurrò degli esperimenti in acquario per verificare come la calcificazione e le proprietà della conchiglia possano essere influenzate dal pH, in un'ottica di quella che sono i problemi dovuti all'acidificazione del mare. Ed è proprio l'acidificazione del mare quello che è il tema su cui ho incentrato il mio progetto che ho scritto per il National Geographic. L'acidificazione del mare insieme al riscaldamento climatico è una conseguenza dell'aumento della concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera. Con l'aumento della concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera c'è anche un aumento dell'assorbimento di questa da parte dei mari. Questo causa dei cambiamenti nella chimica delle acque, portando a una diminuzione del pH in primis e anche a una riduzione dello stato di saturazione del carbonato di calcio. Per questo si pensa che gli organismi più impattati dall'acidificazione del mare siano gli organismi calcificanti, quindi quegli organismi come coralli, molluschi o anche alcune alghe, che costruiscono le loro strutture di carbonato di calcio, e la deposizione e l'accumulo di questo materiale risulta sicuramente più difficoltoso in acque più acide. Il mio progetto verrà condotto presso ICO, è un laboratorio naturale perfetto per studiare l'acidificazione, ce ne sono solo pochi altri nel mondo, tre, che sono in Giappone e in Papua Nuova Guinea, che hanno le stesse caratteristiche di questo sito. Anche qui avevo... Oh, attenzione, forse questo va? No. Mi dispiace perché volevo farvi un po' immergere in questo sito, che è veramente un sito incredibile. All'esterno del cratere
Il fondale è abbastanza vario, con anche delle praterie di posidonia. Man mano che ci si avvicina invece al cratere, il fondale cambia, il cratere poi si trova a 12 metri di profondità, quindi una profondità molto facilmente accessibile, e è caratterizzato da un'emissione costante di bolle di anidride carbonica, veramente c'è una fuoriuscita notevole, che acidifica naturalmente l'acqua circostante, andando quindi a creare un gradiente di pH. Si passa da un pH nel sito di controllo, dove è presente anche la posidonia, a un pH di 8.1, fino a una diminuzione in prossimità del cratere a un livello di circa 7.7 e anche meno. Questo livello di pH estremamente basso è previsto, si avrà in tutti i mari alla fine di questo secolo se si continuerà con i ritmi attuali di emissione di anidride carbonica. Soprattutto in mar Mediterraneo, che risulta un mare estremamente impattato dai cambiamenti climatici, molto più di quello che sono le altre zone del pianeta. Già studi hanno studiato come alcune alghe calcificanti e dei coralli con una riduzione dei tassi di calcificazione di questi organismi. Io ho fatto la prima missione scientifica l'anno scorso, ora tornerò a luglio per terminare il mio progetto, e l'obiettivo è quello di campionare gli organismi bentonici e in particolare provare a vedere quello che accade in organismi più complessi come i molluschi. E qui andare a vedere le variazioni nella proprietà della conchiglia, variazioni che, di tipo cristallografico, quindi nei cristalli, nelle proprietà meccaniche, nella resistenza delle conchiglie e nei tassi di calcificazione di questi organismi. L'obiettivo quindi è quello proprio di capire come l'acidificazione possa andare a impattare questi organismi, quali organismi possono essere più sensibili e quindi non sopravvivere a condizioni di acque più acide, quali invece possono essere più tolleranti e continuare a sopravvivere anche in queste condizioni, quindi in prossimità del cratere. Panarea è davvero un sito unico, perché è praticamente possibile studiare oggi e osservare oggi quello che si prevede avrà nei mari del futuro. Questo è il mio progetto per National Geographic. Grazie. Grazie Arianna. E passiamo all'ultimo intervento di oggi, del dottor Antonio Costa, borsista dell'Ordine Nazionale dei Biologi, che ci parlerà del protocollo d'intesa tra ONB e Assoittica Italia, il percorso professionale del biologo. Aspetta. Grazie. Antonio, un attimo. Allora, intanto, per essere arrivati fin qui, l'hanno fatto come tutti i relatori gratuitamente ed è bello questo, quindi fa onore allo spirito di ricerca e di amore verso la nostra disciplina. Allora, una comunicazione di servizio. Vi dobbiamo distribuire i questionari ECM. Adesso passerò io, tanto perdiamo proprio 2 minuti e poi così tu inizi. Ti piace come... Io comunque 5 minuti. Ok, allora... Cercherò di essere molto breve. Benissimo. Va bene, allora dopo l'intervento del collega Costa distribuiremo i questionari ECM. Niente, come diceva il collega Vincenzo, il quale ringrazio insieme a Federico, che mi hanno coinvolto per l'organizzazione di questo convegno. E diciamo, parlando di... Io mi presento, sono un borsista dell'Ordine Nazionale dei Biologi su un progetto che si chiama Globe Fish FAO, che l'Ordine Nazionale dei Biologi sta portando avanti insieme ad Asso Ittica Italia, che è l'Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche. Ora, un plauso all'iniziativa è il fatto che è stato integrato ed unito il ciclo dei rifiuti, la depurazione, alle microplastiche e all'inquinamento marino. Perché? Perché proprio la settimana scorsa io con Asso Ittica Italia sono stato a Slow Fish, che è un evento internazionale che si fa a Genova. Con cadenza ITE fu quella diretta da un collega biologo molto noto sulla stampa nazionale, che è Silvio Greco, un noto biologo ambientalista, che parlava di
bellezza da mare, cioè, il collegamento, ed erano presenti a questa conferenza si ama farsi chiamare un eco runner, che era Roberto Cavallo, e il procuratore generale di Reggio Calabria, cioè, ma questo con la plastica che c'entra? E ci arriviamo. Loro praticamente sono partiti dal lancio di un documentario naturalista che era Immondezza, andando praticamente a ripercorrere una corsa, quindi un'attività sportiva in cui il regista Mimmo Calolo Presti narrava questa corsa che Roberto Cavallo, naturalista, insieme ad altri famosi testimonial sportivi percorrevano dal Vesuvio fino all'Etna, raccogliendo rifiuti dalla montagna fino alla costa, facendo tutti questi chilometri. Questo cosa vuol dire? Che praticamente, come è stato già detto nel corso di tutte le relazioni che mi hanno preceduto, praticamente il problema dei rifiuti a mare è un problema dei rifiuti a terra, e quindi se noi già partiamo da un'attenzione maggiore alle tematiche dei rifiuti, e non tanto a fare un bilancio quasi negativo, ma a fare molta attività di prevenzione per quanto riguarda la tematica dei rifiuti. Quindi parlando, ecco, di perché il mare, ecco, collegandomi anche ad Assoittica, io appunto lavoro per le aziende ittiche, le aziende produttive, le aziende, nonché io sono responsabile tecnico di un impianto di acquacoltura, quindi produzione di pesce, un allevatore del mare. Quindi il mare da un lato è fonte di materia prima, pesce, bivalvi, ma dall'altro è anche fonte di ispirazione nella storia per scrittori, registi, quindi si deve preservare per la sua bellezza. Fatto questo excursus e collegandomi un pochino al topic, questo qua delle microplastiche, è opportuno dire che ad oggi è vero, è uno tra gli argomenti più dibattuti, l'inquinamento da microplastiche, macro e microplastiche nei mari, ma una cosa che mi preme ribadire è che spesso siamo anche noi stessi con un consumo non consono dei normali oggetti, che abbiamo un uso spasmodico degli oggetti e un gettare in maniera inconsapevole qualsiasi cosa senza poterla riciclare. Non a caso proprio Assoittica sta portando avanti con le sue aziende, le sta sostenendo per cercare di utilizzare un packaging più attento, facendo degli accordi in cui praticamente si utilizza un packaging, anche delle cassette per l'incassettamento dei pesci, che possono essere riciclabili. E quindi ritorniamo al discorso di preservare il mare, non avere un eccessivo utilizzo di plastica, che poi alla fine ci ritroviamo abbiamo dei tempi di degradazione che non sono di pochi anni. Ma quello che volevo dire, questo inquinamento del mare da microplastiche è ad oggi molto dibattuto, ma una delle cose che secondo me è correlata all'inquinamento delle microplastiche, all'inquinamento del mare, è anche quello che secondo me è anche un collaterale, è quello del cambiamento climatico, che la collega precedente ha detto, che praticamente questo aumento della CO2 determina una variazione delle temperature dei mari, che determina a sua volta l'introduzione di specie aliene nei nostri mari. Non a caso un lavoro di qualche anno fa di ARPA parlava della Caulerpa racemosa, un'alga che probabilmente viene dall'Australia e ha invaso il Mediterraneo, come anche il pesce scorpione. Ma quindi questo accenno al cambiamento climatico si può anche correlare, e mi ricollego anche all'intervento del dottor Cartabellotta, a quello di una pesca responsabile, quindi che tuteli gli stocchi ittici, che dia da sponda a una pesca multifunzionale in cui il pescatore si pone anche come sentinella del mare, quindi con un recupero dei rifiuti. E anche mi ricollego a un'acquacoltura, quindi a un allevamento del mare che sia più responsabile. Sostanzialmente, ecco quello che
mi piace, ecco, ribadire, visto anche che sono un po' alla fine di questa sessione, che oggi si è avuto, grazie all'Ordine Nazionale dei Biologi, dedica chi suona il sasso, chi suona la tromba, quindi la pubblica amministrazione, gli enti di ricerca regionali e nazionali, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, si sono seduti attorno a un tavolo e hanno dibattuto su una tematica. Questo, secondo me, è un qualcosa che deve essere sempre più portato avanti, quindi un doveroso ringraziamento all'Ordine dei Biologi, perché questo permette di avere armonia e sinfonia della melodia che l'orchestra va a suonare, perché sennò altrimenti i singoli strumenti ottimi possono soltanto fare tantissimo rumore, no? Singolarmente sono molto bravi, però è soltanto il coordinamento dei singoli strumenti che può determinare un'armonia dell'insieme. Grazie. Grazie Antonio. Federico, passiamo ai test ECM. Sì, passiamo ai test e vi diamo un avviso. Venerdì 24 maggio ci sarà presso l'aula di giurisprudenza, l'aula Magna, un convegno sulla biologia forense, la fragilità del DNA, l'abbiamo voluto intitolare nell'analisi forense, e sarà venerdì 24 a partire dalle 8:30 del mattino sino alle 14. L'evento permette di conseguire 5 crediti ECM ai biologi iscritti all'ordine, ma naturalmente è aperto anche, insomma, eccetera. Allora, io direi di distribuire i test. Facciamo che, allora, chi deve conseguire crediti ECM può alzarsi. Mi dica, professore, lei è libero. Sì. Allora, ringraziamo tutti i relatori che sono intervenuti, un applauso a loro. Ringrazio Vincenzo, Alessio, Antonio, che ha preparato questi, insomma, dei regalini che abbiamo fatto per i relatori, ma anche il libretto degli abstract. Ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato e che hanno reso possibile questo evento. Adesso potete alzarvi in ordine, che distribuiremo uno a uno il test ECM.